Non ci sente? Allora, signor Bruzzese dovrebbe dare le sue generalità. L'uomo? A noi è superiore, provincia di Reggio Calabria. Sì. 26/11/82. Va bene, senta, signor Bruzzese, qui è presente il suo difensore. Lei viene sentito ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, quindi lei nella veste di imputato di reato connesso ha la facoltà, può rispondere o può avvalersi della facoltà di non rispondere. Cosa intende fare? Rispondo, sì. Va bene, quindi intende rispondere. Sì. Allora risponde intanto alle domande del pubblico ministero, che può rimanere seduto. Grazie, Presidente. Bruzzese, buongiorno, sono il dottore Lombardo. Buongiorno. Vorrei che lei ci spiegasse quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, perché lo ha fatto e da quale contesto criminale lei veniva, quindi in quale contesto aveva vissuto fino a quel momento. Io ho iniziato a collaborare con la giustizia nel 2015 per dare un futuro migliore ai miei figli. Il contesto criminale è perché vendevo armi e stavo quale zona? Dove operava lei? È a Cinque Fronti, a Noia Superiore. Lei era un uomo di 'Ndrangheta? No. E quindi a contatto con chi operava nel contesto delle armi, voglio dire, nel traffico di armi? Con Giuseppe Ladini. Giuseppe? Di Cinque Fronti. Giuseppe Ladini di Cinque Fronti. Ladini. E chi è Giuseppe Ladini? È uno che comandava Cinque Fronti e niente. Che vuol dire comandava? Comandava che qualsiasi cosa avevo bisogno vedeva tutto lui per... Il Ladini era un soggetto formalmente affiliato alla 'Ndrangheta? Sì. E a quale famiglia? La sua famiglia propria. Ah, quindi c'è una cosca Ladini? Sì, aveva, diciamo, aveva, diciamo, tutti, sì. Aveva soggetti a lui quindi collegati, da lui dipendenti, questo sta intendendo? Sì, sì, questo qua. Il territorio in cui operava questa cosca Ladini è il comune di Cinque Fronti o è più ampio del... No, no, il comune di Cinque Fronti. Il comune di Cinque Fronti. Senta, lei iniziando a collaborare con la giustizia, di quali reati si è accusato? Armi, droga, furti, basta questi. Si è accusato di questi fatti prima che, voglio dire, ci fossero indagini nei suoi confronti, quindi è stato lei a rivelare il suo ruolo? Sì. Quindi ha iniziato a collaborare da libero? No, no, da dopo che mi hanno arrestato. E per cosa l'hanno arrestata? Per armi. Per armi. Quindi oltre a quelle che erano le accuse connesse all'arresto, lei poi ha rivelato molto altro. Sì, ho rivelato che avevo, diciamo, pure dello stupefacente, pure che avevo commesso pure dei furti e delle... delle? Dei furti e delle, adesso non so come si dice,
avevo danneggiato, diciamo, dalle altre persone, diciamo, tipo... Estorsioni, danneggiamenti, che cosa aveva fatto? Danneggiamenti, non estorsione. Danneggiamenti. Sempre sì. In quel territorio, sempre nel territorio che ci hai indicato prima, sì? Sì, Cinque Fronda, Noia... E dintorni, ho capito. Senta, lei come entra in contatto con il Ladini e quando lo conosce? Io l'ho conosciuto nel 2001 a Giuseppe Ladini. Come? Tramite suo cugino che era di Anoia, della stessa mio paese, sì. E ho conosciuto Giuseppe Ladini. Il cugino di Ladini chi è? Sergio Cristian. Anche lui collegato a quella famiglia? Famiglia sì. Di 'Ndrangheta, intendo. Sì. Le hanno mai proposto di entrare all'interno della 'Ndrangheta, di essere formalmente affiliato? No. Come mai? È perché... non lo so, perché non... Io ero di casa là, diciamo, e quindi non so perché non mi interessava niente. Cioè frequentava fisicamente la casa di Ladini? Sì, sì. Quindi a me non mi interessava neanche entrare, diciamo, nella 'Ndrangheta. Fa parte, diciamo, ecco. Lei ci guadagnava dalle attività che svolgeva? Doveva dividere con il Ladini, con altre persone? Come avveniva? Sì, sì. Qualcosina, diciamo, ho guadagnato, però, diciamo, per conto mio, perché ho venduto pure delle armi a Ladini, ma sempre per conto mio. E dove le prendeva lei queste armi? Io l'ultima volta che ho fatto l'interrogatorio, mi scusi, sì. Ho detto se potevo dire, diciamo, la persona che prendevo queste armi, che ancora sta a piede libero, però se voi mi dite che lo posso dire, io vi dico nome e cognome, pure il paese, non lo so. Se a lei risulta che è a piede libero, ovviamente non me lo dica in questa sede, a me interessa dove le prendeva fisicamente, cioè c'era un luogo, un magazzino... Fuori regione? Sì, c'era... No, li prendevo a Sinopoli o a Delianova. E che armi erano? Qualsiasi tipo di armi, fucili, pistole, ce n'erano di tutto e di più. Ed era anche lei a rifornire il Ladini, quindi ha detto. Non ho capito. In qualche occasione è stato lei a rifornire il Ladini di armi. Sì, sì. Come era entrato all'interno di questo circuito del traffico di armi? Sempre con la conoscenza di suo cugino che frequentava questa persona di Sinopoli, che andavano alla scuola... insieme, e di là è uscito che avevano queste armi a disposizione, io li prendevo e li rivendevo sia a Ladini che a altre persone. Questa persona di Sinopoli, di cui in questo momento non mi riveli il nome, era appartenente alla 'Ndrangheta? Sì. Sì. Senta, mi può dire nell'area di Cinque Frondi quali famiglie di 'Ndrangheta lei conosce? Io conosco Ladini, poi conosco Foriglio, Foriglio su quale territorio operano? Sempre su Cinque Frondi. Poi? Nei paesi limitrofi? Polistena? Polistena conosco i Versaci, Longo. Sì. Anoia? Anoia, Anoia inferiore,
Dica, noia inferiore? E non ricordo adesso il cognome perché è tanto tempo che... Tanto tempo no, che 3 anni sono. Sì, lo so. A noia superiore? Noia superiore è... i eragi e basta. Melicucco? Melicucco? Filippone? Audino? Ce ne e sono basta altre. Così, non è... sì. Senta, lei non era un uomo di 'ndrangheta, però ci ha appena indicato tutte le famiglie di quell'area. Come mai lei conosce questi nominativi? Perché essendo che ero, diciamo, in mezzo alla strada, diciamo, facevo dell'illecito, sapevo già a chi rivolgermi per qualsiasi cosa, diciamo, illecita, se dovevo vendere o comprare o acquistare qualcosa. Presidente, mi stanno telefonando per quella risposta. No, possiamo sospendere un... No, no, mi dicevano, la signora è riuscita a contattare, hanno sbagliato il nome, era quello della scorta, quindi credo che sia tutto a posto, che ci sia la persona che ci hanno indicato, non c'entrava niente, perché... Vabbè, se vuole deporre quello della scorta, ascoltiamo, qualcosa avrà da dirci. Va mi bene. Scusi, bruzzese, proseguiamo allora. Quindi le stavo chiedendo, proprio per l'attività che lei svolgeva, l'attività che ci ha spiegato prima, quindi ha avuto rapporti con tutte queste persone, con tutte queste famiglie? No, con tutte no, perché li conoscevo, chi era, diciamo, chi comandava nel proprio paese. Dico, doveva conoscerle proprio in virtù di quella che era l'attività che lei svolgeva, questo è? Sì. Sì. Senta, lei ha indicato anche i Filippone di Melicucco. Sì. Chi le ha detto che su Melicucco c'era una famiglia Filippone, una famiglia di 'ndrangheta, appunto, riferibile ai Filippone? Perché io avevo conosciuto Antonio Filippone alla casa di Giuseppe Radini e da quel giorno che l'ho conosciuto, dopo un paio di giorni mi fa Giuseppe Radini, mi dice che Filippone è interessato a delle armi e io gliele ho portate. Chi è questo Antonio Filippone? Quindi quanti Filippone conosce? Conosco lui e suo fratello che si chiama Francesco pure, Filippone. E sono di Melicucco? Sì. Altri Filippone? Sì, pure da noi che sono i suoi cugini, e basta così. Come si chiamano i cugini di Tonino e di Francesco? Uno Rocco Filippone e l'altro, il fratello, si chiama Sebastiano Filippone. Queste 4 persone che ci ha indicato quanti anni hanno? Allora, Antonio meno, Filippone... cioè non è che lei, sto chiedendo nome, cioè mese, giorno e anno. Sì, sì, non diciamo potrà avere su... i 45, chi? Una cosa del genere. Chi? Antonio Filippone. Gli altri? L'altro, il fratello che è Francesco, non vi so dire più o meno quanto anni ha, però so che è più piccolo e quindi se vi dico che ha 35 vi dico... Vabbè, diciamo intorno a quell'età. Ecco. I cugini invece di Anoia quanti anni hanno? Allora, uno potrà avere, Rocco Filippone potrà avere intorno ai 27, 28,
il fratello più piccolo sui 22-23. Che è Sebastiano. Sì. Senta, lei il padre di Tonino e di Francesco lo conosce? No, l'ho visto di vista, però non lo conosco. Non lo conosce. Lei, no. Lei sta facendo riferimento a una famiglia di 'Ndrangheta, appunto, che fa capo ai Filippone, e ci ha parlato sì. di Tonino e di Francesco. In relazione al padre, che cosa sa? Non so niente, perché lo conosco solo di vista, diciamo, perché io ho avuto solo a che fare con Antonio Filippone. Qualcuno le ha parlato del padre di Antonio Filippone? No. Perché io qui di fronte al suo verbale del 2015, lei è stato sentito dalla dottoressa Sciglio, 18 giugno 2015, e lei dice: a Melicucco operano i fratelli Tonino e Francesco Filippone, e prima dice appunto che sono 'ndranghetisti. Lei poi aggiunge: mi risulta che anche il padre dei suddetti sia uno che conta a Melicucco. È il padre, però l'ho sentito nominare, però non lo conosco direttamente, in diretta persona. Non lo conosce. Lo ha sentito nominare da chi? Sempre dall'abitazione di Giuseppe Ladini, però non lo conosco, diciamo io. Non lo ha mai incontrato, questo intende? No. Lei ci spiegava di questa cosca Filippone di Melicucco, quindi Rocco e Sebastiano di Anoia fanno parte della stessa famiglia, anche diciamo se il comune è diverso? Sì, sono primi cugini. Dico, fanno parte della stessa famiglia di 'Ndrangheta, questo intendo bruzzese, non famiglia di sangue. No. Che vuol dire no? Non lo so se facevano parte della, se frequentavano pure loro, diciamo, l'illecito. Perché sempre nel verbale del 2015 lei dice: della medesima cosca fanno parte anche i loro cugini di primo grado, Rocco e Sebastiano di Anoia. Però non so se io, diciamo, ho fatto qualche illecito, diciamo, con Rocco, diciamo, Filippone, però non so come dirlo adesso, non so, diciamo, che cosa vi devo dire. A me questo verbale sembra estremamente chiaro. Lei dice: della medesima cosca, e quindi stiamo parlando di 'Ndrangheta, fanno parte Rocco e Sebastiano di Anoia. Quindi la mia domanda è: esiste una sola cosca Filippone di cui fanno parte tutti questi soggetti? Sì. Ma lei ha avuto a che fare solo con alcuni di questi, quindi Tonino e Rocco, mi pare di aver capito. Sì, sì. Sempre e soltanto per traffico di armi? Sì. Sì. Senta, sa se i Filippone si siano spostati anche in altri territori ad operare oltre quelli di origine? Sì, Antonio Filippone si è spostato al... perché ultimamente nel 2012-2013... mi sono incontrato con lui e mi diceva che era, adesso non ricordo se era o a Torino o a Roma, non ricordo bene il paese, che vendeva pure dello stupefacente. E glielo ha detto lui personalmente? Sì. E dove l'ha incontrato e perché nel 2012-2013? Gli ho fatto io dei lavori in marmo nella sua abitazione a San Fili. Sì. E mi diceva che aveva della cocaina. Ma mi perdoni, perché Tonino Filippone le faceva questi discorsi? Perché ce l'avevo pure io, e quindi la mia non era tanto, diciamo, buona. E mi sono proposto io a lui se gliela volevo vendere, e poi lui mi ha detto no, che lui già ce l'aveva.
Quindi anche lei trafficava stupefacenti, in poche parole. Sì. E Tonino Filippone questo lo sapeva. Sì. Sì. Mi faccia capire meglio questa abitazione di San Fili. San Fili che cos'è? Una frazione? È una frazione di Melicucco. Di Melicucco. E quindi lei è andato presso l'abitazione di Tonino Filippone a San Fili a fare dei lavori. Abbiamo capito sì. bene? Sì, era una villetta che ancora era da rifinire. E quella era casa sua, casa di Tonino. Sì. Lei è in grado di dirmi invece il padre dove viva? Sempre a San Fili, però un po' più avanti della sua abitazione. Sempre una villetta, pure il padre. Sempre il padre, anche il padre. Ma lei a casa del padre non c'è stato mai? No. Neanche a fare lavori? No, che mi ricordo no. Senta, lei diceva che in quell'occasione Filippone Tonino le parla della cocaina, le parla di avere necessità, le dice di avere necessità di acquistare cocaina. No, gliel'ho detto io se aveva intenzione di acquistare la cocaina che ce l'avevo io e lui mi fa che mi ha detto che ce l'aveva pure lui e la stava vendendo pure lui. Pure lui, ah. Ma poi in qualche altra occasione le chiese cocaina, Antonio Filippone? No. Papa Luca Emanuele, lei lo conosce? Sì, lo conosco. Non è venuto in un'occasione insieme a Papa Luca Tonino Filippone? Eh sì, in quell'occasione là, quando gli ho detto della cocaina, c'era pure, diciamo, Papa Luca Emanuele con me. Papa Luca quindi era lì presente, perché Papa Luca lavora con lei? Sì. No, no, non lavora con me. E che faceva lì Papa Luca? È venuto insieme a Filippone. Dove? Per questo. Ad Annoia Superiore. Mi perdoni, allora non ci siamo capiti. Lei ci sta parlando di un incontro a casa di Filippone in cui parlate di cocaina e in quella occasione Filippone le dice che non ne ha bisogno perché ce l'ha. È così? Sì. E allora c'è stato un secondo incontro a cui era presente Papa Luca in cui Filippone è venuto da lei? Sì. Sì. Però ce le deve spiegare le cose, Bruzzese, non è che ho la palla di vetro io. Quindi c'è stato un secondo incontro, viene da lei insieme a Papa Luca il sì. Filippone e che cosa le chiede? Mi ha detto se, se era interessato alla cocaina che stava vendendo pure lui. Ah, ma io viene, ce l'avevo. Quindi Filippone viene da lei a offrirle cocaina, no a chiederle cocaina? Sì. Sì che cosa? A offrirla o a chiederla? A offrirmela. A offrirmela. E lei che cosa dice? Sì. Gli ho detto di no perché già ce l'avevo. Il Filippone a quel punto le chiese anche di acquistare cocaina? Sì. Quindi offriva e acquistava? No, mi offriva, a me il Filippone mi offriva la cocaina, però io non l'ho presa perché già ce l'avevo. Ho capito. In altre occasioni è stato lei a fornire cocaina al Filippone? Gliel'avevo detto io, nella prima volta che ci siamo visti, che avevo della cocaina e lui mi ha detto che ce l'aveva pure lui. Quindi non abbiamo fatto niente, questo è. Quindi non avete poi, non si è concluso, lo scambio, l'acquisto? No, no. Senta, un'altra cosa, lei prima parlava anche della famiglia Audino. Sì. Mi dice qualcosa di più, mi spiega meglio chi fa parte di questa famiglia? Audino di dove? Di Cinque Fronti? Lei prima ha indicato una famiglia Audino. Audino di Cinque Fronti? Quindi è una famiglia.
famiglia di Targheta. Sì, io l'ho conosciuto sempre a casa di Giuseppe Ladini. Sì, chi ha conosciuto? Fabio, Fabio Oddino, alla abitazione di Giuseppe Ladini. E quale territorio controlla questa famiglia Oddino? Il territorio di Cinque Frondi. Quindi è quello il loro locale di riferimento? Sì. Sì. Ora, il Ladini, quindi lei ce lo inserisce in una famiglia autonoma rispetto a questi Audino o è legato a questi Audino? Non ho capito la domanda, mi scusi. Il Ladini lo inserisce in una famiglia di 'ndrangheta autonoma o fa parte di questi Audino? No, autonoma. Autonoma. Quindi a Cinque Frondi ci sono più famiglie di 'ndrangheta? Sì. Sì. Solo queste due o anche altre? C'è Ladini, Foriglio e Audino, eppure Petullà pure. Senta, lei ci sta dicendo che il Ladini le fa una serie di confidenze, anche diciamo sui Filippone, così? Sì. E in che occasione gliene parla? Quando ero diciamo a casa di Giuseppe Ladini c'era anche Filippone Antonio, in quell'occasione là ci siamo conosciuti. Quindi Filippone Antonio era presente in casa di Ladini indipendentemente da lei, cioè lei l'ha trovato lì? Sì. Sì, e lei quel giorno che cosa era andato a fare? Io quel giorno io salivo sempre all'abitazione di Giuseppe Ladini, pure per pure per non fare niente, diciamo, quando salivo sempre, diciamo, quasi tutti i giorni nel 2000-2001. E in quell'occasione ho conosciuto Filippone Antonio e dopo un paio di giorni le ripeto sempre le stesse cose. Giuseppe Ladini mi ha detto che aveva bisogno delle armi, io sono andato là, mi sono messo d'accordo, gli ho detto che armi stava cercando e io l'ho portati il giorno successivo. Quindi gliel'ha consegnata a casa? Sì. Nella casa di cui parlavamo prima, quella di San Fili? No, a casa a Melicucco. A Melicucco. Sì. Non ricordo se lei ci ha detto che armi erano e soprattutto se le sono state pagate. Sì, sì. Sì, quanto le sono state pagate? Che armi erano? Era un fucile calibro 12. Poi non mi ricordo altro che cosa c'era, perché sto parlando nel 2000-2001. Che ho venduto queste armi. 2000-2001? Sì. In questo verbale lei dice un fucile automatico calibro 12 e un sovrapposto dello stesso calibro. Sì, sì. È corretto? Sì, sì, è corretto. Le armi le sono state pagate? Sì. Quanto? Adesso non ricordo bene se era sui 800-900 mila lire ad arma. Lei qui dice 1.200.000. Ecco, non ricordo bene, perché siccome ne ho vendute parecchi, quindi ognuno facevo il prezzo diverso. Ho capito. Quindi lei ricorda però con esattezza che la consegna avvenne a Melicucco, diciamo in quella che era l'abitazione dell'epoca di Filippone Antonio, giusto? Sì. Sì. Lei era già andato presso quell'abitazione in altre occasioni? No, sono andato solo in quell'occasione là che ho venduto le armi. Chi le ha dato l'indicazione dove andare?
Ci siamo sentiti tramite cellulare. Lei le armi a Filippone le ha fatte vedere prima o le ha portate proprio direttamente così? No, gliel'ho portato, gliel'ho fatti vedere e poi se l'ha presa subito, diciamo, perché erano armi nuove. In quel momento storico lei già era a conoscenza delle attività che i Filippone svolgevano, in particolare Antonio Filippone, nel settore degli stupefacenti, oppure no? Quindi diciamo, i riferimenti alla droga li apprende successivamente. Dopo Dopo quanto tempo? che dopo 10 anni circa. Ah, quindi dopo molto tempo. Sì. Lei commentò poi con il Ladini il fatto che al Filippone servissero delle armi? Fu Ladini che mi ha detto che gli servivano delle armi, io sono andato da Filippone. Le disse a cosa gli servivano? No. Dove le aveva prese queste armi? Sempre dal solito fornitore? Ha detto di sì, mi pare. Sì. Senta, vorrei tornare un attimo al suo rapporto con Filippone Rocco, quindi il cugino di Anoia. Filippone Rocco le parlò mai appunto della sua famiglia di 'Ndrangheta e del territorio che loro controllavano? Sì. Mi E che cosa le disse? disse che a Melecucco c'erano i suoi cugini che comandavano. E in che occasione glielo disse e perché le fa una confidenza del genere? Perché facevamo pure noi qualche danneggiamento, diciamo, in qualche occasione, tipo fine anno, diciamo, no? Sì. Avevamo un buon rapporto pure, diciamo, Parlavate anche di di amicizia. questi argomenti. Sì. Ci fu un accadimento particolare per cui le parlò, diciamo, del loro ruolo in quel territorio, del loro ruolo criminale. Che io mi ricordo adesso no. No. Si ricorda questa confidenza dove avvenne? Sì, ad Anoia. Ad Anoia dove? Per strada? A casa sua? In un bar? Di fronte a casa sua. Sì. Di fronte a casa sua. Ed eravate solo voi due? In disparte sì, però c'era pure Papaluca e altre, diciamo, persone, però eravamo in disparte Si ricorda se lei in quell'occasione doveva fare qualcosa in quel territorio e quindi aveva necessità di parlare con Rocco Filippone di questi argomenti? noi. No. Proprio, diciamo così, me l'ha detto, non avevo nessuna, diciamo, cosa di fare, diciamo. E me l'ha detto così. Le rivelò soltanto questa circostanza. Si Non ho ricorda capito. esattamente l'espressione che utilizzò Rocco Filippone quando le parlò del ruolo della sua famiglia? No, non mi ricordo adesso. Non si ricorda come le disse. A Melecucco comandavano i suoi cugini, però non mi posso ricordare tutti i particolari adesso, mi perdoni. Disse ai suoi cugini o disse in maniera diversa? I suoi cugini mi sembra che mi aveva detto. Perché in questo verbale del 2015 lei non dice i suoi cugini, lei dice i suoi. I suoi cugini per me è la stessa cosa, dico io. Perché che lei aveva rapporti solo con i suoi cugini, o meglio con uno dei suoi cugini, con Tonino. Sì. Senta, il Ladini o Rocco Filippone, le parlarono poi di altre famiglie dell'area di Gioia Tauro, della piana di Gioia Tauro? No. Mai. Gioia Tauro. Ha capito la Che mi domanda? ricordo. Sì.
quando le parlavano di 'ndrangheta, perché diciamo il dato che lei oggi ci ha confermato è che pur non essendo lei formalmente affiliato alla 'ndrangheta c'erano soggetti che le parlavano di 'ndrangheta, è così, no? Sì. In questi discorsi di 'ndrangheta le dissero mai altro in relazione a famiglie ulteriori operanti in quel territorio della piana di Gioia Tauro, di Rosarno? Ci siamo capiti, no? Ah, sì, sì. Tipo che alla Oriana c'era Lamari e lui, Ladini, aveva a che fare pure con altre persone di San Luca, di Gioiosa Ionica, di Sinopoli, eccetera, eccetera. Quali persone? Di quali famiglie stiamo parlando? Tipo gli Albaro a Sinopoli, poi c'era uno dei Giorgi di San Luca che frequentava sempre casa di Ladini, io lo vedevo però non lo conoscevo in diretta persona. Lamari che era sempre là all'abitazione di Giuseppe Ladini. E che cosa facevano tutte queste persone? Mi sembrano anche cognomi importanti a casa di Ladini. Come mai ci andavano? Sempre per io vedevo che prendevano armi dello stupefacente, pure tipo cocaina, e in tante occasioni l'ho visto, diciamo, insieme a Giuseppe Ladini, quando con le armi e quando con la cocaina. Mi scusi, ma visto che lei non faceva parte dell'andrangheta, perché poteva assistere a questi incontri tra Ladini perché, e questi soggetti? Perché si fidava di me, quindi andavo sempre, si fidava di me, lo faceva davanti, normale. Quindi non aveva problemi, diciamo, a che questo avvenisse davanti a lei? No. No. Oltre che questi riferimenti alle armi di cui lei ci ha parlato e allo stupefacente in relazione a Filippone, a Tonino Filippone, qualcuno le spiegò mai, diciamo, se i Filippone facessero anche altro? Adesso no, non ricordo adesso. Non ricordo. Quindi l'unico riferimento che le ricorda è armi in quell'occasione e stupefacenti. Sì. Sì. Chi le disse che Antonino Filippone si era spostato su Torino, su Roma? Lui stesso. Lui stesso. Quando venne a parlare dello stupefacente? Con Papa Luca Emanuele. Non mi ricordo se me l'ha detto lui o me l'ha detto Papa Luca che si era spostato. Le diede altri particolari? Le spiegò come mai aveva deciso di andare via? No, non lo so. Non glielo spiego mai? No. No. Senta, un'ultima cosa. Lei in quella casa di San Filippo è stata una volta sola? Sì. Solo in quell'occasione che ci ha detto prima? Sì. Ci ha già spiegato, ma vorrei che lei fosse più chiaro, quando avviene questo lavoro che lei svolge presso la casa di San Fili? Gli ho fatto il lavoro, diciamo, i marmi, diciamo, per le finestre, però sarà nel 2012-2013, non ricordo di preciso adesso l'anno. Quindi è un'epoca recente. Sì. E ci ha detto che il padre abitava in una casa lì vicino. Sì, un po' più avanti. Questo lei lo sa per averlo appreso direttamente o perché gli è stato detto dal figlio? L'aveva appreso direttamente. E come? Perché?
Perché sapevo che c'era più avanti c'era l'abitazione del padre. Quindi il figlio non gliene parlò mai. Mi ha capito? Penso di sì, adesso non ricordo adesso se comunque non mi interessava a me se stava il padre più avanti o più indietro. No, ma Sapevo che non è c'era. questo che mi interessa, voglio dire. A me interessa capire se lei conosceva dove viveva il padre di Tonino Filippone, indipendentemente da quello che le ha detto il figlio. Sì, lo sapevo dove abitava, che abitava un po' più avanti della sua abitazione. Però è probabile che me l'ha detto il figlio, adesso non mi ricordo, com'è probabile che me l'ha detto Papa Luca Emanuele e non mi ricordo, non vorrei dire una cosa per un'altra. Ho capito. Senta, intorno a queste villette, come le chiamate lei, c'erano dei terreni? Sì. Che erano sempre dei Filippone? Questo non ve lo so dire. Non so se erano sempre dei Filippone, le terre che erano là a Nei dintorni. fianco all'abitazione. E invece la casa dove vivono gli Audino dove si trova? A cinque fronti. Sì, dico rispetto a queste case dei Filippone. Ah, c'erano pure, diciamo, un'altra abitazione degli Audino a Melecucco, tipo all'inizio, alla fine del paese, diciamo. Nei pressi dei Filippone Sapevo oppure no? che. No, era ancora molto prima di Filippone. Le faccio questa domanda proprio perché nel verbale che ho davanti lei a un certo punto dice: Filippone, Tonino e Francesco abitano a Melicucco, ma il padre abita in una villa a San Fili che si trova accanto a quella della famiglia Audino che è stata sequestrata. È corretta questa verbalizzazione o no? No, non è corretta perché l'abitazione di Audino si trova all'inizio di San Fili e quella del padre, come mi ricordo io, forse mi sto sbagliando, si trova ancora più avanti dell'abitazione di Audino. Di Audino, però siamo sempre nella contrada San Fili. Sì, Sì. quindi l'indicazione di San Fili è corretta, però. Ho Sì. capito. Va bene, Bruzzese, grazie. E allora, parte civile. Non vedo l'avvocato Leanza. Chi vuole cominciare con l'avvocato Sorace? Sì, avvocato Sorace per le registrazioni. Signor Bruzzese, buongiorno. Io intanto vorrei qualche chiarimento proprio sull'ultima risposta che lei ha dato. Lei dice che la famiglia Audino ha una villa più o meno lontana da quella dei Filipponi a San Fili. Mi vuol dire a quale Audino si riferisce? Se è lo stesso Audino che lei ha detto prima o componente della stessa famiglia che comandano i Cinque Fronti, o se è un Audino diverso? È un ordino diverso. Quindi nessun riferimento all'Audino di Cinque Fronti che abita vicino a Filippone, ho capito bene? Sì. Benissimo. Senta, io le volevo chiedere intanto, lei ho visto che è dell'82, le posso chiedere intanto se è andata a scuola e fino a che età è andata a scuola? Fino alla quinta elementare. Lei ha sempre abitato ad Anoia o abitava pure, aveva un domicilio o abitava pure a Cinque Fronti? Sono sempre abitata da Noia. Quindi è stato sempre ad Anoia. Senta, intanto le volevo chiedere, lei di Anoia, come mai ha avuto questi rapporti stretti con Latina e Giuseppe, così dice lei? Lei è di Anoia, di un altro paese, anche se il limitrofo è vicino, e ha questo, diciamo, legame particolare con Latina. Mi può spiegare come è nato questo particolare legame? Con il cugino di Giuseppe Latini, che frequentavamo la stessa scuola. E quindi andava sempre là, io salivo con lui e l'ho conosciuto, diciamo, da
prima di conoscere Giuseppe Paladini conoscevo il suo fratello che è stato ucciso nel 97, minore. Senta, quindi lei frequentava, diciamo, molto Cinque Fronde il signor Ladini. Invece di Anoia, in ambienti malavitosi da Nuova, dove lei abitava, aveva delle frequentazioni lei? Ed eventualmente con chi? Non ho capito, mi scusi, mi può ripetere? Sì, le voglio chiedere. Lei abitava ad Anoia, in ambienti malavitosi di Anoia aveva delle amicizie, dei rapporti lei, visto che era di Anoia? A Cinque Fronte abbiamo capito che era molto amico di Ladini Giuseppe. Ora, su Anoia, l'aveva frequentazione simile, cioè frequentava altre persone che svolgevano attività delinquenziale in genere? Frequentava altre persone. Frequentava altre persone? Sì. Sì. Dire qualcuno, chi secondo chi erano, i, tra virgolette, gli indranghetisti che lei ha frequentato di Anoia? Ad Anoia, diciamo, indranghetisti, c'eravamo noi che in proprio facevamo, diciamo, quello che doveva succedere a Anoia, diciamo, doveva passare sempre sotto di noi. Quindi... Chiedo scusa, forse avevo capito male, perché lei, se non ho capito male, prima al pubblico ministero lei ha detto che non era un uomo di 'ndrangheta. Se ho capito male, prima o adesso? Cioè lei sta dicendo che avevate... Chiedo scusa, mi faccia finire poi mi risponde. Lei sta dicendo adesso che ad Anoia quello che succedeva dovevano passare parola a lei o a voi, non so chi siete. No, a me no. No, a me no. Però siccome noi non eravamo uomini di 'ndrangheta, facevamo cose per conto nostro, quindi noi plurale maiestate si rivolge a se stesso, noi, lei in compagnia di altri, ed eventualmente chi? Io, Sergio Cristian, facevamo delle stupidaggini, diciamo, perché frequentavamo l'abitazione di Giuseppe Ladini, quindi tutto qua. Senta, lei ha detto più volte prima al pubblico ministero famiglie di 'ndrangheta. Oltre al fatto, per averlo appreso da Ladini, che i Filippone erano una famiglia di 'ndrangheta, come l'ha saputo? È solo quella la sua fonte o ci sono altre fonti? No, è solo quella. Senta, lei ha detto di essere stato alla casa di Filippone Antonio a Melicucco, ha precisato. Che è una cosa diversa di Contrada San Fili, intanto chiariamo questo, dico bene? No, a casa di Filippone Antonio sì. Ho portato le armi che si trova a Melicucco, poi a San Fili gli ho fatto i lavori. Ora ci arriviamo. Sì. Io le voglio dire, intanto mi sa dire se questa casa di Antonio Filippone dove ha portato le armi... Le chiedo troppo se le dico se sa dove si trova la via o ed eventualmente la zona, perché la via non la conosco neanche io la difendo. Sì, sì, mi state chiedendo troppo perché sto parlando nel 2000-2001. Quindi vi posso dire che l'abitazione di Filippo Antonio si può trovare verso la fine di Melicucco. Sì. La via non la ricordo, però no, è la fine di Melicucco andando per San Fili. Ho capito, va benissimo. Senta, torniamo un attimo a quello che stava accennando poc'anzi. A San Fili le dice che il Filippone Antonio ha una villa accanto a quella del padre, vicino, diciamo, a quella del padre, e che lei ha fatto dei lavori di marmo. Ha detto nel 2012, 2013, 2001, mi può intanto ripetere questo dato? 2012-2013. Benissimo. E quindi a questa abitazione lei in questo periodo ha fatto i marmi? In particolare ci può dire che tipo di lavori? Ho fatto delle soglie per finestre. Benissimo. Senta, che questa casa a cui lei ha fatto le soglie per finestre fosse di Filippone Antonio, lei lo sa in quanto gli ha commissionato i lavori Filippone Antonio? L'ha pagata Filippone Antonio? Voglio dire, perché sa che è di Filippone Antonio questa casa? Perché mi ha pagato Filippone Antonio, mi ha portato Filippone Antonio là a prendere le misure, diciamo, le esagome per fare, diciamo, i lavori. Questo sempre nel 2012-2013? Sì. Benissimo.
Senta, ha nominato questo Papa Luca Emanuele, che è venuto insieme a Filippone in un'occasione, vi siete viste tutti. Chi è questo Papa Luca Emanuele? Sempre di Malicucco. Sì. Sì, lei sa solo con nome e cognome e basta, sa di me, sa che lavoro fa, sa, non ho idea. Lei si ricorda che si chiama Papa Luca Emanuele? Se ci può dare qualche altra informazione su questo soggetto, che è un pregiudicato, qualcuno che ha fatto delle azioni delinquenziali, sì, insieme a lei, non lo so. Sì, ha fatto delle illecite insieme a me, e poi è il fratello del... suo fratello è sposato con mia nipote. Ah, quindi è un suo parente indiretto, diciamo. Sì. Ho capito. Sì. Lei ha detto che ha abitato sempre ad Anoia. Ha parlato pure prima del fatto che il fratello, uno dei fratelli Filippone, quello di Anoia, uno dei cugini, si è trasferito in Svizzera o all'estero, sì, diciamo, e si è trasferito, sa per quale ragione, se è andato per lavorare, se svolgeva o svolge attività lavorativa là? Sì, so che lavora in Svizzera, sì, per fabbro, non so adesso se è fabbro, una cosa del genere. Ho capito. Senti, oltre agli episodi di cui a lei ha accennato, che ha fatto qualche stupidaggine, usiamo questo termine, insieme a Rocco Filippone, nipote dell'attuale indagato, lei con la famiglia Filippone, con altri familiari del Filippone, ha avuto mai acconto? Parlo con Tonino, abbiamo capito che c'è stata questa vendita, compravendita di armi, un tentativo di vendita o di acquisto di sostanze stupefacenti, ma con altri componenti della famiglia Filippone lei ha avuto altri rapporti? No. Senta, lei dice Cosca Filippone. Ora, i Filipponi, alcuni, anzi, secondo lei almeno tre o quattro, abitavano ad Anoia. E era normale che questi comandassero a Melicucco? O lei intendeva dire che solo i parenti comandano a Melicucco, oppure questi di Anoia? Suo cugino comanda a Melicucco. Quindi finisco con una domanda. Quindi a 20 anni ha incominciato a fare questi traffici di armi, perché se ho capito bene le armi al Filippone le ha vendute, anzi addirittura a 18-19, perché lei è dell'82, questo suo, diciamo, partecipare ad azioni delittuose è cominciato intorno ai 18 anni. Sì. Sì, vabbè. Nessun'altra domanda, grazie. Prego, vado Strange. Sì, buongiorno, a due sole domande. Nella casa dove ha effettuato i lavori in marmo di Filippone c'era un'altra ditta che faceva lavori o solo lei? Qua non ricordo. Non ricorda. Un'altra sola domanda. Per la cessione delle armi a Filippone ha riportato condanna? C'è stato un procedimento penale, ha riportato condanna? Non ho capito, mi scusi, per la gestione delle armi, per avere ceduto i le due armi. Fucili da caccia a Filippone, ha riportato condanna, ha subito un procedimento penale? Io o lui? No. Intanto lei. Entrambi. Adesso... Io non ho portato nessuna condanna. Ma questo episodio l'ha mai riferito prima del verbale? Sì che l'ho riferito. Ma sa se c'è, mi scusi, o quantomeno sei indagato, se non l'ha riportato, se c'è un procedimento in corso, se è stato... Sì, ma no, se ha riportato condanna, lo sto dicendo attualmente. No, non lo so. No. Non lo sa. Non lo so. Nessuna domanda. Avvocato Benedetti? Va bene, pubblico ministero, qualche altra domanda? No, Presidente. Va bene, allora possiamo chiudere il collegamento, cioè possiamo passare all'altro. Sì, Anselmo. Anselmo, può andare via il signor Bruzzese? Si può allontanare, grazie. Da sito riservato si può allontanare il sì, teste sì, Bruzzese? Sì, può andare via, sì, potete fare venire, a quanto ho capito dovrebbe essere lì, c'è stato un errore nel nominativo che sì, c'è. Sì, Anselmo. Anselmo, sì, e fate venire il signor Anselmo.
Sì, un attimo, facciamo prima uscire il primo e entrare okay. Il secondo. Grazie. Grazie a lei. Dico, possiamo continuare? Non avete bisogno di fare pausa? Andiamo avanti. Certo, certo, assolutamente sì. Allora, diamo atto intanto che per il signor Anselmo è presente l'avvocato Tripepi. Come sostituto dell'avvocato Bacchi. Va bene. Senta, è arrivato il signor Anselmo? Sì, sì. Sì, eccolo qua. Va bene. È presente il tenente Anselmo Francesco Paolo. Sì, grazie. E allora, abbiamo detto qua che è presente il difensore, in sostituzione del suo difensore di fiducia è presente l'avvocato Tripepi. E pubblico ministero, si tratta di un 197 bis? Presidente, quando noi lo abbiamo sentito era già un 197 bis, quindi ritengo di poter confermare questa veste. Si tratta di una collaborazione abbastanza sì, sì, risalente. Risalente. Sì, sì. E allora, me lo conferma lei, avvocato Tripepi, sa qualcosa? No, io purtroppo non glielo posso confermare. Senta, sì, signor, ma credo glielo che chiediamo. Abbia definito tutto. Senta, signor Anselmo, lei ha ancora procedimenti in corso? No, io non ho più nessun procedimento in corso. Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno, buongiorno, sì. Va bene, allora guardi, lei viene sentito ai sensi dell'articolo 197 bis, quindi dovrebbe dare le sue, leggere la formula e dare le sue generalità. È presente comunque il difensore. Prego. Mi chiamo Francesco Paolo Anselmo, sono nato a Palermo il 26 maggio del 1957. Lega la formula, sì. Sì. Ah, consapevole sì, della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, ora può rispondere alle domande. Buongiorno Anselmo, sono il dottore Lombardo. Buongiorno dottore. Quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? 96. Era libero detenuto? No, ero detenuto. Da quanto tempo? Dal 93, da 3 anni e passa. In relazione a quali fatti era stato arrestato? Ero stato arrestato nella cosiddetta operazione Corleone. Cioè? Cosa le contestavano? Alle dichiarazioni... mi contestavano una scomparsa in quel procedimento. L'associazione mafiosa è una scomparsa di un signore di San Giuseppe Jato. Come si è concluso poi quel processo? Sono stato condannato. Lei nel rivelare poi una serie di fatti, no, a seguito della decisione di collaborare con la giustizia, si è accusato di altri episodi che in quel momento non le erano stati ancora contestati? Di tutto, io avevo solo questa contestazione che mi faceva Balduccio De Maggio, quindi poi tutto il resto l'ho confessato io per quello che mi riguardava. Ho capito. E di che cosa ha parlato, diciamo, tra i fatti più importanti che lei ha rivelato? Tra i fatti più importanti che ho rivelato io c'era l'omicidio del generale Dalla Chiesa, che l'ho fatto io, poi c'era la strage Chinnici, poi il capitano dei carabinieri D'Aleo, la strage della circonvallazione, il vicequestore Ninni Cazzarà e quindi, tanti altri. Quindi tutti i fatti che lei, diciamo, ha confessato senza che ci fossero contestazioni all'epoca che la riguardavano? No, assolutamente no, no. Senta, perché decide di collaborare con la giustizia a un certo punto? Che mi ero reso conto che non dovevo cambiare io per non portare i miei figli anche in questo contesto. Visto che io venivo da questa famiglia mafiosa, i miei zii, quindi ho detto va, finiamola qua, chiudiamola, interrompiamola sta storia. Nella sua famiglia c'erano state già altre collaborazioni? No, no, no. No. Lei era un uomo d'onore, quindi faceva formalmente parte di Cosa Nostra? Sì, io ero un uomo d'onore, ho fatto il giuramento, sono stato condannato nell'80.
ed ero nella mia famiglia originaria della Noce. Nell'80 lei intende proprio nel 1980? Sì, perché ero stato scarcerato da poco e sono stato combinato poi. Da chi è stato combinato materialmente? Materialmente sono stato combinato dal sottocapo, perché all'epoca la Noce, siccome il mandamento l'aveva perso, eravamo aggregati al mandamento di Porta Nuova, e quindi sono stato combinato da Giannuzzo Lipari, che era all'epoca il sottocapo del mandamento di Porta Nuova. Ho capito. Lei quale carica ha rivestito, diciamo, nel corso degli anni all'interno di Cosa Nostra? Quando, diciamo, abbiamo iniziato la cosiddetta guerra di mafia, poi il 30 novembre si è conclusa questa guerra di mafia con l'uccisione del nostro capofamiglia, all'epoca Totò Scaglione, quindi abbiamo fatto l'elezione. Sì. E io sono stato nominato sottocapo della famiglia, poi ci hanno dato il mandamento. Quindi lei è arrivato al ruolo di sottocapo della famiglia della Noce, vero? Sì. Perché vi hanno dato il mandamento? Prima non eravate mandamento? No, noi eravamo stati sempre mandamento, però siccome a Totò Scaglione ce l'avevano tolto questo mandamento, e quindi eravamo aggregati a Porta Nuova, e lui non l'avrebbe potuto più fare il mandamento finché c'era Totò Scaglione come rappresentante della Noce. Una volta che Totò Scaglione non c'era più rappresentante della Noce, perché è stato ucciso il 30 novembre, diciamo, la Noce è ritornata a essere di nuovo mandamento. Il 30 novembre di quale anno? Del 1982. Senta, lei da sottocapo, diciamo, da chi dipendeva? Chi c'era, diciamo, al di sopra? Al di sopra c'era Ganci Raffaele, che era il mio rappresentante e il mio capomandamento. Lei dipendeva quindi soltanto da lui? Sì. Sì, dipendevo da lui, però tutti noi dipendevamo da Totò Riina. Certo. No, io mi sto riferendo, diciamo, per quella che era la sua famiglia, quindi la famiglia della Noce. Sì, sì. Sì, come famiglia della Noce, sì, da Raffaele Ganci. Nella qualità di sottocapo lei partecipava alle riunioni della commissione, quindi aveva diretto contatto con i vertici di Cosa Nostra? No, io non partecipavo alle riunioni di commissione, però avevo i contatti con tutti i vertici, anche perché facevo parte di quella squadra che si occupava di fare tutti questi gravi delitti, e quindi avevo i contatti con diversi capomandamenti per mettere a punto le varie azioni. Con chi aveva contatti, quindi, oltre ovviamente che con Raffaele Ganci? Con Pippo Gambino, capomandamento di San Lorenzo, con Nino Madonia, di Resuttana, e all'epoca c'era Vinuccetto Scaipuzia, da Pino Greco, quindi con tutti questi sì, ci avevo contatti. Con il mandamento di Brancaccio aveva rapporti? No, il mandamento di Brancaccio è nato dopo, prima il mandamento Brancaccio era Ciaculle. E ci aveva rapporti? Sì, li ho conosciuti tanti di Brancaccio, sì. Chi ha conosciuto? Ho conosciuto all'epoca c'era il rappresentante che era Pino Savoca, poi c'era Uparrenier, ora non mi viene il cognome come si chiamava, e poi c'erano i fratelli Graviano e qualche altro che in questo momento mi sfugge. C'era Gaetano Tenderello, mi pare, ora, e altri che non mi ricordo. Quando dice i fratelli Graviano, a chi si riferisce? A tutti e tre, a Benedetto, a Giuseppe, a Filippo. Quindi con tutti e tre ha avuto rapporti. Senta, mi faccia capire, prego. Ma rapporti, diciamo, però io non ci ho mai fatto nulla con i Graviano, tengo a precisarlo. Sì, ho capito. Rapporti in relazione, diciamo, poi a quelli che erano i contatti, no, tra le varie articolazioni di Cosa Nostra palermitana. Senta, mi faccia capire un'altra cosa. Lei dice: io avevo, diciamo, anche contatti diretti, potevo avere contatti diretti anche con i soggetti di vertice di Cosa Nostra, in particolare chi? Particolare principalmente con Totò Riina, perché lo avevamo nelle mani noi a Totò Riina. Quindi in che senso? Tutti gli appuntamenti ce li facevamo noi, fino a un certo periodo ce li facevamo noi, li faceva anzi direttamente a casa mia o a casa, per dire, dalla sorella di Raffaele Ganci, quindi i contatti li avevo con tutti, perché tutti venivano a incontrarsi con
con Totò Riina, e quindi automaticamente io mi incontravo pure con queste persone che venivano a incontrare Totò Riina. Quindi quando lei dice ce l'avevamo nelle mani noi, significa che lo stavate gestendo voi come latitante? Come latitante, sì. Quindi eravate voi che organizzavate gli incontri che poi, voglio dire, lo vedevano presente? Sì, sì. All'epoca fino all'80, l'85, l'86 lo gestivamo noi, solo per avere gli appuntamenti con Totò Riina o venivano da Canci Raffaele o venivano da Pippo Gambino, cioè oltre di questi non potevano andare da nessuna parte. E questa situazione fino a quando permane? Fino a quando hanno arrestato a Canci Raffaele e a Pippo Gambino, che è stato nell'86 sicuro. Nell'86. Nella fase successiva invece Riina da chi viene gestito? Poi la fase successiva, diciamo, gli appuntamenti era gestito da Michelangelo Barbera, Salvatore Biondino, da loro è stato gestito. Lei continuava a incontrarlo? Sì, l'ho incontrato, sì. Per quale motivo lo incontrava anche lei? Ma innanzitutto, ora mi ricordo un incontro che è avvenuto quando è arrestato a Ganci Raffaele, lui mi andò a chiamare a me, a Mimmo Ganci, e disse di gestire il mandamento, diciamo, insieme, di comune accordo, e questo è stato fatto. E poi l'ho incontrato quando, l'ultima volta che l'ho incontrato, se non ricordo male, è stato nel 90, quando a me mi hanno scarcerato, che ero stato arrestato dopo un periodo di latitanza. Sì. E lui mi ha voluto vedere per farmi gli auguri, è stato sotto le feste di Natale del 90. Cioè, l'ha cercata Riina? Sì, mi ha mandato a chiamare Riina, tramite Canci Raffaele, mi disse, Uzzurro Raffaele mi disse, fatti trovare qua che andiamo a incontrarci con Totò Riina. Non ho capito se lei mantiene, diciamo, sempre il ruolo di sottocapo, se a un certo punto invece viene investito di un ruolo superiore. No, io mantengo sempre il ruolo di sottocapo, sempre sottocapo sono stato. Però c'è stata una fase in cui lei sostanzialmente era responsabile del mandamento, quasi, diciamo. Sì. Sì, io e Mimmo Ganci eravamo, io e il figlio di Raffaele Ganci, c'era stato affidato a noi, però io mi tenevo, diciamo, un po' più in disparte perché ero latitante in quel periodo, io nell'87, quindi quello che compariva di più nell'86 io ero latitante, quello che compariva di più era Mimmo Ganci che era libero. Ho capito. Diciamo che questo ruolo superiore vi era stato conferito direttamente da Riina. Sì, sì. Ho capito bene, dico. Sì, ha capito bene. Senta, lei ricorda di una riunione a cui lei partecipò proprio nel 90 o negli anni 90, una riunione proprio della commissione? Io ho partecipato a una riunione della commissione, diciamo, nel 90, che ero stato proprio scarcerato, ed è stata questa di che le dico io di Natale, sotto le feste di Natale, che mi ha voluto incontrare Totò Riina per farmi gli auguri, e c'erano diversi capomandamenti, sì. C'era Angelo Barbera, Ubiondino, c'era un Gaviano, Giuseppe, Angelo La Barbera e qualche altro che in questo momento mi sfugge, non mi ricordo. Totò Cancemi c'era. Quindi era una riunione di tutti i capi mandamento? No, non di tutti, no, non era di tutti i capi mandamento, no. Anche perché già in quel periodo non si facevano più queste riunioni così plenarie, diciamo, chiamiamole. Ma tutti i presenti erano capi mandamento? O erano capi mandamento o erano reggenti del mandamento. Perché Totò Cancemi, per dire, era reggente del mandamento di Porta Nuova. Ho capito. In quella riunione si parlò di qualcosa di particolare o fu soltanto un incontro per farsi gli auguri? No, per quello che mi ricordo io si parlava di, a parte che c'era il problema di farsi gli auguri, si parlò pure che si dovevano commettere degli omicidi in danno di parenti di Totuccio Contorno, ma non mi ricordo ora nello specifico preciso. Cioè, ci fu un accenno a questa situazione di qua. Chi lo fece questo accenno? No, non mi ricordo, dottore. Ora sono passati tanti anni, non mi ricordo più. Cioè, nel momento in cui io ho fatto le mie dichiarazioni è stato come svuotarmi, e quindi certe particolari, certe cose che magari prima mi erano sempre vive, ora mi sono scemati, non me le ricordo più. Sì, diciamo, non si svuoti troppo, però voglio dire, ancora ci sono processi in cui abbiamo necessità di sentirla.
Sì, lo so, dottore, però è pure vero che sono passati 23 anni quasi da quando io ho iniziato a collaborare, quindi lo so. ho cercato di dimenticare, perché voglio riconquistare la mia vita. Mi faccia capire una cosa, come funzionavano queste riunioni della commissione? Lei ci ha partecipato, mi pare di aver capito, solo in quell'occasione, ma sì. come venivano gestite le riunioni? Cioè c'era Rina che in prima persona diciamo si occupava della riunione, parlava solo lui, intervenivano anche gli altri? No, non è che parlava lui, come potevano parlare anche gli altri, però il dominus della situazione era lui. Era lui. Lei si ricorda chi parlò di contorno in quell'occasione? No, non me lo ricordo in questo momento. No, non me lo ricordo. Si ricorda quale decisione si prese? Di farle queste cose, però non mi ricordo se poi furono fatte, se poi non furono fatte, perché non è che eravamo, non è che sono stato investito io di eseguire questa situazione di qua, quindi non mi è rimasto questo ricordo, diciamo così, vivo. Ho capito, quindi lei ricorda soltanto l'accenno a un progetto, a un progetto, finalizzato a colpire i parenti di contorno. Sì. Senta, visto il ruolo elevato che lei ha avuto per molti anni all'interno di Cosa Nostra, lei ha conoscenza di rapporti tra Cosa Nostra e l'Andrangheta? No, io no, non ce l'ho sto ricordo. Non ce l'ha. Lei ha conosciuto Salomone Antonio? Sì, era il capomandamento di San Giuseppe Iato, sì. E in che occasione l'ha conosciuto? Che l'ho conosciuto nei primi anni 80, ora però non mi ricordo, anche perché non me lo posso ricordare. Però l'ho conosciuto, a lui, a suo fratello Cocò, però non ricordo ora. San Giuseppe Iato è il mandamento dei Brusca? No, era il capomandamento era Antonio Salamone, Brusca sì. Era il sottocapo, però poi diventò Brusca capomandamento, sì. Sì. Poi diventò Bernardo Brusca capomandamento. Quando c'è il passaggio tra Salomone e Brusca? Ah, non me lo ricordo. Non me lo ricordo questo, però... Non se lo ricorda. Quindi lei è ovviamente certo che ci fu... Sicuramente prima di noi, forse. Prima di diventare noi mandamento. Ora non mi ricordo però preciso. Qualcuno le parlò di rapporti tra Salomone ed esponenti di 'Ndrangheta? Sì, forse sì, qualcosa, sì. Mi sembra che lui l'hanno arrestato là, mi sembra che lui. Ora qualcosa mi sovviene, però no, le ripeto, non ce l'ho più chiari i ricordi, non ce l'ho... Cioè, le sovviene che forse Salomone Antonio era stato arrestato, voglio dire, con esponenti di 'Ndrangheta? No, era stato arrestato là, o si consegnò là, ora non mi ricordo come... In Calabria, quando dice là, intende in Calabria? In Calabria, sì. Ah, quindi non ha avuto modo di approfondire però questi contenuti? No, allo stato non mi sembra di ricordare qualcosa. No. Senta, lei mai si è occupato mai di operazioni ovviamente connesse alla sua appartenenza a Cosa Nostra, quindi attività... che si svolgevano a Milano, in Lombardia? Io personalmente? Sì. No, io personalmente no. No, quindi lei non ha mai operato in Lombardia? No. C'erano esponenti di Cosa Nostra che invece operavano in quei territori? Sì, tanti ce n'erano persone che operavano in quei territori. E chi ricorda di quelli operanti ovviamente in Lombardia o a Milano? In Lombardia ricordo sicuramente Tanino Carollo. In che anni? Poi c'erano, per sentito dire, Tanino Carollo ne sono sicuro, per sentito dire mi sembra che c'erano i fidanzati, c'erano un Cettenea di San Giuseppe Iato, i Bono, Alfredo Bono, e tanti altri, perché se ne sentiva parlare che questi operavano là, però io non ci ho mai avuto a che fare. In quali anni siamo? Ad esempio Tanino Carollo in che anni operava su Milano? Fino a quando non l'hanno ammazzato. E quindi?
Non mi ricordo. Quindi nei primi anni, io quando io sono stato condannato nell'80 già lui era a Milano, anche se era sotto capo del mandamento di De Sultana, però io l'ho conosciuto che lui viveva là, non a Milano preciso, non so dove, però in Lombardia. Vabbè, in quella zona, nella zona di Milano. Sì. Poi lei ha parlato dei fidanzati, i fidanzati li ha conosciuti? Qualcuno l'ho conosciuto, a Stefano l'ho conosciuto, e qualche altro fratello che non mi ricordo, Gaetano forse. In che occasione li ha conosciuti? A Stefano fidanzati l'ho conosciuto in carcere, quindi l'ho conosciuto mentre che eravamo detenuti a 41 bis, se non ricordo male, a Spoleto, no a Spoleto, ad Ascoli, ad Ascoli. E che cosa sa dell'operatività dei fidanzati in Lombardia o a Milano? No, nulla, cosa per sentito dire che si occupavano di traffici, però non posso né confermare né smentire, cioè per quello che si diceva così in seno a Cosa Nostra, però non è che io mi risulta personalmente, quindi nulla. Quando lei dice traffici intende traffici di stupefacenti? Sì, sì. In che contesto si inserivano i fidanzati? Non so se è chiaro, cioè, no. Come li colloca? È vicino, voglio dire, a qualcuno in particolare? Cioè che famiglia erano, per quello che lei sa? Ma qualcuno, per quello che mi ricordo io, qualcuno era all'Acqua Santa, qualche altro forse era a Bolognetto, era insieme al Bono, perché Bono ce n'era un Bono a San Giuseppe, un Bono a Bolognetta, cioè perché all'epoca si facevano queste cose, anche se non era... C'è un fratello qua e un altro fratello in un'altra famiglia, cioè però non me lo ricordo adesso. Però era questa la situazione. Bono, lei ha detto prima, Alfredo Bono. Sì, Alfredo Bono, sì. Come soggetto a sua volta operante in Lombardia? Sì, erano personaggi che gravitavano in quella situazione di là, anche per dire i Pullaracci erano che operavano in Lombardia, però io non è che non ci ho mai avuto, diciamo, nessuna cosa a che fare, diciamo. Erano cose che ho appreso stando in Cosa Nostra. Senta, e Bono a chi erano legati? A chi erano vicini? Il Bono era legato a San Giuseppe Iato. Quindi a chi del mandamento di San Giuseppe Iato? A Bernardo Brusca, Antonio Salamone, all'epoca erano loro, all'epoca erano loro, diciamo, le persone importanti di San Giuseppe Iato. Questo lei lo apprende direttamente dai Brusca, lo apprende direttamente dai Bono, come fa ad essere, diciamo così, certo? No, lo apprendo in Cosa Nostra, perché lo apprendo là, perché io vivo in quell'ambiente, lo apprendo là. Ora non mi ricordo se lo apprendo da Brusco, lo apprendo da Ganci Raffaello o da Pippo Gambino, però lo apprendo in seno a Cosa Nostra. E i rapporti tra il Bono e Rina? No, io non l'ho mai visti, quindi non lo so. Non sa neanche che rapporti avessero? No, assolutamente no. Sa se avessero rapporti con Rina? Sicuramente ci avranno avuto rapporti, perché chi è che non conosceva, che non aveva rapporti con Totò Riina? Cioè, essendo in Cosa Nostra, era lui, diciamo, quello che dirigeva tutto la Baradan. Quindi, Le chiedo questo, perché lei il 30 maggio del 2014, quando è stato sentito in DNA, ha riferito che i Bono erano personaggi importanti nel contesto di Cosa Nostra in quanto legati direttamente a Riina e Brusca. E infatti l'ho detto a Brusca, però per Brusca sono sicuro, però essendo legato con Brusca è automatico che sono legato con Riina, però io non l'ho mai visto insieme. Ho capito. Senta, lei Vittorio Mangano lo ha conosciuto? Mangano l'ho conosciuto, ma non so se l'ho conosciuto direttamente. Di nome sicuro l'ho conosciuto, ne ho sentito parlare. Però non mi ricordo se l'ho conosciuto personalmente. Ne ha sentito parlare da chi? Ne ho sentito parlare da chi? Da Cosa Nostra, dottore, perché Vittorio Mangano era uno che era in famiglia a Porta Nuova. E in che termini ne ha sentito parlare? Mi sa dire dove operasse, che cosa facesse? Vittorio Mangano era quello che operava a Milano ed era, fra l'altro, era quello che faceva lo stalliere là da Silvio Berlusconi. Come si era arrivati, diciamo,
a Vittorio Mangano stalliere o Vittorio Mangano operante in Lombardia? Lei è in grado di dircelo? No. Si ricorda in quale occasione si parlò di lui o qualcuno le parlò di lui? No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo in questo momento. No, nel verbale che le ho indicato prima, lei lo indica proprio come diciamo soggetto operante proprio su Milano. Sì, infatti ho detto che era a Milano. Sì, sa darci altri particolari, diciamo, di questa sua operatività, perché non capisco se un uomo di Cosa Nostra che fa lo stalliere, cioè sta operando su Milano come uomo di Cosa Nostra o sta facendo altro, ha capito che cosa? Sì, ho capito, però io le ripeto, ricordo questo, che lui era un uomo d'onore di Porta Nuova, operava a Milano, era impiegato. A Milano? Questo mi interessa capire, cioè fare lo stalliere non mi sembra, diciamo, una condotta vietata dalla legge. Sì, sicuramente, infatti non è che ce lo sto imputando come reato, io sto dicendo quello che faceva, però ora lei mi fa delle domande, diciamo che io non è che ho avuto contatti diretti io, quindi posso dire sicuramente faceva dei traffici, perché là di questo si parlava. Quindi lei, quando riferisce l'operatività o comunque la presenza di Vittorio Mangano a Milano, lo riferisce comunque ad attività riferibili a Cosa Nostra? Sicuramente, perché se no che motivo c'hanno di andarsene a Milano? Lo so, ma lei mi sta, diciamo, una domanda la sta facendo a me, invece sono io che la faccio a lei, cioè lei che cosa aveva preso? No, non ho capito, è una battuta Anselmo. Io sto chiedendo a lei che cosa aveva preso dentro Cosa Nostra sull'operatività di Vittorio Mangano a Milano, cioè in soldoni, che faceva a Milano, di che cosa si occupava, perché lei dei fidanzati mi dice trafficavano stupefacenti. La stessa cosa mi dice di Alfredo Bono, dice Carollo stava lì perché stava lì da anni e faceva determinate cose, quindi le chiedo, Mangano che faceva a Milano, chi l'aveva mandato? Ah no, io questo chi ce l'aveva mandato non lo so, non me lo ricordo, non lo so, ma penso di non saperlo, cioè non lo so, però era là, lui era là, quindi io le ripeto... Per quello che sono i miei ricordi, lui si occupava pure di traffici, di droga, di questo, ma non è che io ci ho avuto contatti diretti, ha capito? Sì, io contatti diretti non ce l'ho avuto. Ho capito. All'interno di Cosa Nostra qualcuno le spiegò come Mangano diventò stalliere di Berlusconi? No, non me lo ricordo, non ce l'ho presente il suo particolare. Non ce l'ha, quindi lei ricorda soltanto il dato, ma non sa, diciamo, riempirlo di ulteriori contenuti. No, non me lo ricordo, il suo particolare non me lo ricordo. Lei lo ha mai incontrato, Vittorio Mangano? Penso di no. Lo ha mai conosciuto? Di persona penso di no. Ora non mi ricordo se magari l'ho avuto presentato, però io in questo momento il mio ricordo è di non averci mai avuto a che fare personalmente. Riesce a fare uno sforzo per dirci... Chi ne parlò? Ne ho sentito parlare. Sì, questo ho capito. Chi le parlò però di Vittorio Mangano in particolare? No, non me lo ricordo, dottore, in questo non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Però io le ripeto, le notizie di Cosa Nostra, al di là di Canci Raffaele, Pippo Gambino, potevo parlare pure con Toto Cangemi perché eravamo abbastanza amici, cioè, però non riesco a ricordare chi è che me ne parlò, chi non me ne parlò, ma non perché non lo voglio ricordare, perché proprio non ce l'ho presente sul ricordo. È in grado di dirci quando Vittorio Mangano si spostò a Milano in Lombardia, almeno l'epoca in cui... No, sicuramente io, quando, le ripeto, io sono stato convenato nell'80, quindi non ricordo di averlo avuto, diciamo, no, non me lo ricordo, no. Non lo ricordo quando si sposta. Quindi non è in grado di dire quando lui si sposta in quel territorio? No. È in grado di dirmi quale fosse la sua provenienza, la sua estrazione, cioè da quale famiglia provenisse? E lui era nella famiglia di Porta Nuova, lui era uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova. Dico, operava all'interno della famiglia di Porta Nuova anche in Sicilia? Certo, Porta Nuova, sì, certo, è un quartiere di Palermo, sì, come la Noce, come Resultana.
lo so perfettamente, dico, ha operato anche in Sicilia Vittorio Mangano prima di andare a operare su Milano, questo intendo, o ha operato certo. Sempre soltanto in Lombardia? No, a Palermo, tutto da Palermo parte. Ho capito. E quindi, avendo operato a Palermo, lei è in grado di dirmi perché si spostò in Lombardia? No, non me lo ricordo questo particolare. No, può darsi pure che lo abbia appreso, ma io in questo momento non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Va bene, grazie Anselmo. Parte civile? Difensori dell'imputato Filippone, nessuna domanda. L'avvocato Aloisio? Ma niente, qualche domanda la devo fare. Va bene, può procedere allora. Sì, grazie. Buongiorno signor Anselmo, sono l'avvocato Aloisio. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei prima ha riferito di aver conosciuto i fratelli Graviano. Sì. Sì, senta, che lei sappia, i fratelli Graviano hanno commissionato o comunque partecipato a qualche omicidio all'interno di Cosa Nostra? Con me non ne hanno mai fatti. Dico, lei ha qualche, se non ricordo male, lei comunque è legato alla famiglia di Raffaele Ganci, è corretto? Sì. Ecco, lei ha avuto qualche informazione in merito da Ganci rispetto alla, visto che Ganci comunque era un componente della commissione, rispetto a qualche omicidio, quindi come mandante o comunque come esecutore? No, io questo discorso, diciamo, non so, diciamo, la sua domanda non mi è chiara a me, perché il discorso è uno, cioè, lei che vuole sapere, con me i fratelli Graviano non hanno mai commesso nessun reato, o meglio, una volta sola dovevamo commettere un omicidio, che eravamo insieme in un posto nella disponibilità di Carmelino Cangemi, cugino di Totò Cangemi, che dovevamo ammazzare uno che era un alcamese, che all'epoca c'era una guerra qua ad Alcamo e se ne occupavano loro, Salvo Madania, Giovanni Brusca e i Graviano, se ne occupavano loro di questa situazione di Alcamo. E siccome c'era stato uno che era stato ferito, non era morto, e si veniva a curare, e siamo proprio nel 1990, perché ero stato scarcerato da poco. Dico, oltre questa circostanza, mi scusi, lei ricorda qualche altra cosa? E si veniva a curare al Civico, però non lo conoscevamo nessuno a questo, lo conosceva un dottore. Prego, mi dica. Dico, lei ricorda qualche altra circostanza simile a questa? Ovviamente riferibile ai fratelli Graviano? Io in questo momento, diciamo, come operatività mi ricordo questo episodio, però ripeto, non l'abbiamo fatto quell'omicidio. Ho capito. Quindi io con Graviano non ho commesso nessun omicidio. Senta, lei sa da chi era composto il gruppo di fuoco negli anni 80, insomma, fino agli anni 90, fino al 90? Quale gruppo di fuoco? Perché ogni mandamento. Nostra. C'erano più gruppi di fuoco? Mi faccia capire. Ogni famiglia aveva il suo gruppo di fuoco, poi c'era il gruppo di fuoco che faceva, diciamo, questi omicidi, diciamo, più particolari. Ecco, da chi era composto questo gruppo di fuoco rispetto a questi omicidi, come ha detto lei, più particolari? Fino all'86 io le posso dire da chi era composto. Dopo l'86 io non partecipo più a nessun omicidio. Fino all'86, se le vuole, io ce lo dico. Mi dica. E allora eravamo io, Ganci Calogero, Pino Greco Scarpuzzierda, Nino Madonia, Giuseppe Gambino, Nino Marchese, Peppuccio Lucchese e qualche altro. Comunque no. In questo gruppo non c'era, se devo sapere,
fino a questo periodo, nell'86, io con me e Graviano non ci hanno partecipato. Ho capito. Senta, lei sa da chi era composta la commissione sempre in quegli anni, visto che comunque ha partecipato anche ad una riunione? Nell'86 o fino al 93, quando mi hanno arrestato? Allora, in particolare, in Cosa Nostra vi era anche una commissione ristretta oppure vi era soltanto una commissione? No, no, la commissione è una, poi si facevano le commissioni ristrette, era a livello di inconci, che non si facevano più plenarie, si facevano diversi capimandamenti, 4, 5, 6 volte. Di questa commissione ristretta lei ricorda chi erano i soggetti che ne facevano parte? No, non c'è una commissione ristretta, mi scusi, allora forse io mi sto spiegando male. La commissione è una, erano gli incontri ristretti, cioè non si riuniva più la commissione plenaria e si riunivano, oggi si riunivano 4 capomandamenti con Totorrina, domani per dire si riunivano altri quattro capomandamenti con Totorrina, fino a quando non si completava il giro, ma non è che esisteva una commissione ristretta, almeno per quelli che sono i miei ricordi e la mia esperienza in Cosa Nostra, questa commissione ristretta non esisteva. Esistevano gli incontri ristretti, ma non una commissione ristretta come vuole lei fare capire che c'era una commissione ristretta sopra alla chiedendo. Commissione. Allora mi faccia capire come era composta la commissione allora. La commissione è composta di tutti i capimandamenti della provincia di Palermo. Fino a che anno? Fino a che anno? Fino all'86 o anche dopo? No, fino a sempre. Senta, lei non ha mai sentito parlare di una commissione composta da Michelangelo La Barbera, Ganci Raffaele, Rina e Totò Cangemi? No, quella non è una commissione, quelli sono capomandamenti che si riunivano con Totò Rina, ma non è che era una commissione ristretta che decideva sopra all'altra commissione, cioè è appunto, le dico, sì. È un'altra cosa questa, quella era la commissione è una, la commissione è formata da tutti i capimandamenti, punto e basta. Siccome poi diciamo con le forze dell'ordine diciamo andavano sempre diciamo a prendere sempre più, si cercava di non fare più quell'assemblamento di tante persone, quindi si riunivano 4 oggi, 4 domani, 4 dopodomani. Ma la commissione nel suo essere era tutta la provincia di Palermo. Ho capito. Senta, lei non è che Ganci Raffaele comandava più di un altro. Senta, lei ha conosciuto Vincenzo Puccio? Sì, l'ho conosciuto con Vincenzo Puccio. Chi era? Vincenzo Puccio era, all'epoca era quando si fece diciamo la famiglia nuova a Ciagulli, che si dimise Michele Greco e fino a scelto Greco Scherpuzzetti diventò capomandamento, era il consigliere. Ma diventa anche capomandamento di Ciagulli? Sì, quando dopo che viene eliminato diciamo per scelto Greco Scherpuzzetti lo prende lui il posto, sì. Senta, lei sa se è stato ucciso Vincenzo Puccio? Sì, è stato ucciso dentro il carcere, a Lucciardone. Sa il motivo? Sì, perché si voleva fare la stessa discussione che voleva fare Penuccetto Greco, cioè di farci le scarpe a Totorrina. Quindi, mi faccio capire, all'interno di Cosa Nostra in quegli anni, anzi, se mi può dire anche il periodo, se se lo ricorda, nasce una spaccatura? Sì, cioè, ma non è che era una spaccatura, perché tanto Totorrina aveva tutti nelle mani, infatti nessuno, appena uno prendeva una decisione già lo sapeva e Totorrina prendeva provvedimenti. Dico, ma nasce questa spaccatura, mi faccio capire, si crea un gruppo? No, non che si crea un gruppo. Di fronteggiare, no mi scusi, mi faccia finire. Si crea un gruppo, lei ha detto che Vincenzo Puccio, da quello che ho capito, viene ucciso in carcere perché cerca appunto di creare un gruppo, comunque di fronteggiare in qualche maniera Totorrina. Ecco, insieme a Vincenzo Puccio, lei ricorda chi faceva parte di questo gruppo? No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, però se non ricordo male c'era una situazione pure di Luchino Bagarella, tant'è vero che poi Totorrina ci disse che si doveva andare nel suo, quando poi è uscito doveva stare al paese, non si doveva muovere più. Però diciamo, quindi Bagarella diciamo era d'accordo con Puccio rispetto a questo diciamo golpe, ecco, ricorda sì, se si parlava di golpe? Sì, 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 si parlava anni. Anche di questo, ma non c'entra nulla con la commissione ristretta, perché non no, esiste non una commissione della commissione ristretta. Non sto parlando della commissione ristretta, sto parlando del golpe. Ricorda per caso l'anno in cui appunto si crea questo gruppo che voleva in qualche maniera
fronteggiare, ecco, Totò Riina? Ah, Puccio fu ucciso nell'86, aspetti, nell'89 fu ucciso, nell'89. Perché io ero là, io ero in carcere, quindi nell'89... Insieme a Puccio e Bagarella si ricorda gli altri soggetti che hanno partecipato a questo gruppo? No, non me lo ricordo, non ce l'ho presente, si però la motivazione c'era è stata questa. Noia, Abate. Può darsi, però non me lo ricordo, io in questo momento non lo ricordo, però l'omicidio Puccio fu fatto per questo, perché voleva fare un golpe, diciamo, voleva fare le scarpe a Totò Riina. Insieme a Bagarella, quindi... come ha detto, è corretto? Sì, è corretto, si parlava pure di Luchino Bagarella, sì. Solo che Luchino Bagarella, diciamo, era cognato di Totò Riina, quindi diciamo... Cosa succede via. Quindi dopo l'omicidio Puccio? C'è una spaccatura? Niente, quindi... No, quale spaccatura? Finì, il discorso finì. Come finì quando si fece a Pennuccetto Greco? Finì, pure con Pennuccetto Greco c'è stato questo disaccordo. E morì Pennuccetto Greco e sale Puccio. Finì Puccio e diventò, diciamo, Peppuccio Lucchese. Dopo ad essere a Peppuccio Lucchese e il mandamento l'hanno preso i Graviano. Se lei voleva sapere questo, sì, la linea è questa. Arriviamo, no? Torniamo un attimino indietro. Lei ha fatto riferimento prima anche a Giuseppe Greco, detto Scarpa. Sì. Anche riferito che Giuseppe Greco era il capo mandamento di Ciaculli prima di Puccio, è corretto? Sì. Senta, lei sa chi ha ucciso Giuseppe Greco? Sì. Ce lo può dire? Peppuccio Lucchese e Vice Puccio, loro sono stati. Peppuccio Lucchese è sicuro. E anche Vincenzo Puccio ha detto... Ho capito bene? Oltre Lucchese anche Puccio? Sì, c'erano loro, perché sono venuti loro poi a venirla a dire. Anzi, per la verità, diciamo, dopo che hanno ucciso a Pennuccetto Greco, da noi è venuto subito alla noce Tanino Tenderello a chiedere l'appuntamento con Totò Riina, perché ci doveva dire per filo e per segno come era andato il discorso. Ho capito. Senta, prima lei ha fatto riferimento all'omicidio dalla Chiesa, il generale della Chiesa, anche di Cassarà e Chinnici. Lei anche, se non ho capito male, ha riferito di essere stato lei l'esecutore, di aver partecipato comunque a questi omicidi. Ecco, chi sono i mandanti di questi omicidi? Ce lo può riferire? Chi le ha commissionato questi omicidi? La commissione, questi erano omicidi di commissione, quindi li decideva la commissione. Da chi era composta in quel momento la commissione? In quel momento dipende l'anno, per dire, nell'85 la commissione è composta da Gianci Raffaele, Bernardo Brusca, Totò Riina, Pippo Gambino, Madonia, e poi ce n'è... mandamento di Poltanuova, poi c'è il mandamento di Quagliarelle, cioè tutti quelli che c'erano, i capi mandamenti che c'erano in quel periodo, diciamo, operative. Senta, lei prima ha fatto riferimento ad un collaboratore di giustizia che lo accusava di un sequestro, sì, di persona. Chi era il collaboratore, mi scusi, lo può ripetere? Balduccio De Maggio. Ah, Balduccio De Maggio. Senta, ma in quel periodo vi era anche qualche altro collaboratore che lo accusava di qualche omicidio? A me? Sì. Ricorda, ma a me quello che... In particolare... A me... Mi dica. A me mi hanno arrestato per l'omicidio, per la scomparsa di un certo Giordano, un signore di San Giuseppe Egliato. Io avevo solo quel mandato di cattura. Poi mi arrivò un altro mandato di cattura che però io ero stato pure scarcerato già, perché già l'avevo fatto io già la custodia cautelare, quello per l'omicidio di Anselmo Salvatore, il fratello di mio padre, che l'ho ammazzato io. C'era andato io a casa e ci ho sparato. Senta, ricorda, quindi, che se dell'omicidio del generale della Chiesa l'ha accusato anche Totò Cangemi? No, assolutamente, guardi, se l'ha accusato Totò Cangemi, a me non mi può accusare Totò Cangemi per l'omicidio della Chiesa, perché l'omicidio della Chiesa ne parlo io, cioè io non avevo nessun mandato di cattura. Quindi non ci sono dichiarazioni di Cangemi che lo accusano di questo omicidio? Ma io non lo so se ci sono, a me,
Fino al 96 io non avevo contestato questo omicidio, perché quindi se lei parla fino al 96, se poi Cangemi l'ha fatto le dichiarazioni nel 97 o nel 98 io non lo so, ma io nel 96 io sono in carcere solo ed esclusivamente per quel motivo, di Giordano, punto e basta. Ho capito. Cioè, quindi non lo so se Cangemi ha fatto dichiarazione su dalla Chiesa per me, quindi io non ce lo so dire questo, avvocato. Perché io fino al 96 non capito, avvocato, ma ci saranno sentenze definitive su queste cose? No, volevo chiedere soltanto se ricordavo questo aspetto. Senta, tornando un attimino a quel gruppo, a quell'alleanza composta, come dicevamo prima, da Puccio e da Bagarella, lei ricorda se in questo gruppo, in questa alleanza, vi era anche Filippo Quartarano? Mi ricordo che erano molto vicino, però non mi, perché anche perché le spiega, avvocato, io in quel momento mi trovo in carcere, mi avevano trasferito a Livorno, quindi quando io sento l'omicidio di Puccio faccio un colloquio con mia moglie e ci dico: fammi venire a Calogero a colloquio. Calogero intendo dire Calogero Ganci, certo. Perché volevo Ganci, sì. Perché ero preoccupato per dire: ma che sta succedendo, che non sta succedendo. Così Calogero Ganci si è fatto autorizzare dal magistrato, non mi ricordo chi fu che l'autorizzò a darmi, e feci il colloquio io con Calogero Ganci a Livorno, alla sezione C2, che non è la sezione speciale del carcere di Livorno. E stiamo parlando dell'89, subito dopo che ci fu l'omicidio di Puccio. Ci disse: Calogero, come va la situazione? E Calogero mi spiegò tutta la situazione. Quindi sono tutti discorsi che apprendo mentre che sono detenuto, che c'era questo progetto di Vice Puccio, Gullo Bagarella, questo e quell'altro. Quindi però questo so e questo le sto dicendo. Ora, sì, no, dico, le faccio questa domanda. Lei conosce Filippo Quartarano? L'ha conosciuto? L'ho conosciuto in carcere quando mi hanno arrestato, eravamo insieme all'ottava sezione del Luciardone. Sa a chi era legato all'interno ovviamente di Cosa Nostra? Come le ho già detto altre volte, però non possiamo fare questo tipo di domande perché, visto, insomma, credo che il teste abbia una vasta conoscenza, visto che comunque ha fatto parte dell'associazione a partire dagli anni Ottanta. Se cominciamo a chiedere e a ripercorrere tutti i fatti che sono commessi a partire dall'inizio degli anni Ottanta, facciamo delle domande più mirate, per favore, perché l'omicidio Puccio non mi pare proprio assolutamente che abbia un nesso con questi. Con queste vicende, questo Quartararo non mi pare neanche, non è venuto fuori. Siamo sempre allo stesso argomento. È sempre lo stesso argomento di cui ancora non abbiamo capito la rilevanza. No, l'altra volta invece l'abbiamo chiaramente, la vicinanza. Non è venuto fuori niente ancora, quindi cerchiamo di fare domande più mirate. Senta, stavo dicendo, ha conosciuto quindi Filippo Quartararo, lei sa se era legato a Nino Mangano? No, io a me me l'hanno presentato a campo sportivo del Luciardone, a Filippo Quartararo mi presentò Vice Puccio e Nino Marchese. Me l'hanno presentato loro, come uomo d'onore, e punto e basta. Quindi io non so a chi era vicino e a chi non era vicino. Senta, a seguito, diciamo, di quell'episodio di cui parlavamo prima, quindi di questa, diciamo, spaccatura, di questo gruppo che si era formato, che avevano formato appunto Puccio, Bagarella ed altri, lei sa quali sono i rapporti tra Bagarella e Di Graviano successivamente a questo episodio? Quale episodio, scusi? A questa spaccatura, al tentativo comunque di scalzare da Cosa Nostra Totò Riina. No, non ne so parlare io di questa situazione, non ne so parlare. Ha mai visto Bagarella e Graviano insieme? No, non l'ho mai visto. Senta, e lei prima ha riferito al pubblico ministero che comunque, diciamo, voi vi occupavate, anche lei, di Totò Riina, quindi degli spostamenti di Riina. È corretto? Fino all'86, sì. Fino all'86. Senta, lei sa se Totò Riina fissava degli appuntamenti con i Graviano? E se sì, diciamo, dove avvenivano questi appuntamenti o comunque il luogo in cui venivano lasciati, non lo so, dei messaggi per fissare appunto questi? Ma lei sta parlando per l'86? Fino a quando lei, chiaramente, se lo sa, se non lo sa, non lo sa. No, io fino all'86 non l'ho visto, Graviano. Senta, lei ha conosciuto Galliano Antonio? Antonino, sì, certo. Sì, l'ho conosciuto.
Che rapporti aveva con Ganci? Se aveva rapporti? Era il nipote di Ganci Raffaele ed era, e l'abbiamo convenato noi nella nostra famiglia, la nostra. Ecco, rispetto a Calogero Ganci, diciamo, il ruolo, la carica di Galliano, era una carica più importante o comunque erano considerati allo stesso livello? Ma lo stesso livello di chi? Di Ganci Calogero. Sì. E che c'entra Ganci Calogero? In che senso? Ganci Calogero era Ganci Calogero, Nino Galliano era Nino Galliano. Cioè, avevano la stessa importanza all'interno di Cosa Nostra, se avevano delle cariche diverse o comunque se uno dei due era più importante rispetto all'altro. No, assolutamente, fino a quando lei non avevano nessuna carica nessuno dei due, né Nino Galliano né Ganci Calogero. Fino poi a quando noi eravamo tutti. Fino a quando c'eravamo noi, fino al 93. Fino al 93. Senta, lei prima ha parlato anche di Totò Cangemi. Lei ricorda qualcosa in merito alla vicenda Sucato, alla truffa Sucato? Sì, ricordo che ci furono tanti soldi, che questo dice che faceva soldi a palate, però io non ce n'ho fatto affare con Sucato. Sì, in questa truffa era coinvolto, si ricorda se era coinvolto anche Giovanni Torregrossa? Sì, forse sì, Giovanni Torregrossa, ma c'erano tanti uomini d'onore che ci hanno messo pure dei soldi qua, pure Ganci Calogero ci aveva dei soldi messi qua, Mimmo Ganci, forse loro ce l'avevano messi i soldi, non so se l'hanno recuperato, se non l'hanno recuperato, però ce n'erano tanti che ci avevano affidato soldi a questo Sucato. Senta, ma a seguito di questa truffa ci furono delle conseguenze nei confronti appunto di Torregrossa, nei confronti o di altri soggetti? Era coinvolto in questa truffa, lei ricorda se era coinvolto anche Filippo Quartararo? No, guardi, io visto che lei sta parlando di Filippo Quartararo, ricordo che un giorno ve fui chiamato da Ganci Raffaele perché sospettavano che eravamo stati noi ad uccidere Filippo Quartararo. Visto, ora lei me l'ha fatto venire in mente. Ma noi non c'è. E quindi Ganci Raffaele mi venne a chiedere per dire, ma perché a Totorina ci avevano detto che eravamo stati noi. E noi ci invece, avevamo detto che lei non sa siamo... che è stato invece? No, non lo so, assolutamente non lo so. Però noi non siamo stati. C'era un sospetto che eravamo stati noi, ma noi non siamo stati. Senta, ricorda qualcosa in merito al coinvolgimento invece di Damiano Rizzuto, di Francesco Tagliavia in questi omicidi? No, non me lo ricordo, no. Io ricordo, quello che me l'ha fatto ricordare, Filippo Quartararo che poi fu ucciso e arrivò questa notizia che c'era un sospetto su di noi, su di me, Calogero e Mimmo. E ci ha detto, ma noi non siamo stati, noi non ne sappiamo nulla. Senta, ma Totò Cangemi era coinvolto in questa truffa? Ricorda? Totò Cangemi sì, i soldi ce li mise qua, sono sicuro che ce li mise perché l'ho sentito dire. Perché Totò Cangemi mi sembra che ce l'ha proposto pure a Ganci Raffaele, che me lo raccontò Ganci Raffaele di mettere i soldi qua, e Ganci Raffaele ci disse no, io soldi qua non ne metto. Mi faccio capire una cosa, ma i vertici di Cosa Nostra rispetto a questa truffa erano d'accordo oppure nacque un contrasto con Corrina? Io la inviterei a passare ad altre domande, perché su questa vicenda abbiamo detto che non... Se può rispondere solo a quest'ultima domanda, Presidente. Risponde a questa domanda e poi andiamo avanti con altro, se ci sono altre domande. Non ho capito la domanda. Dico, se i vertici di Cosa Nostra erano, diciamo, coinvolti in questa truffa o comunque si erano in qualche maniera, si era creata una rottura con chi aveva organizzato ed eseguito questa truffa Sucato? No, io questa truffa Sucato non lo so se ci fu una rottura, so solo che Ganci Raffaele ci disse a Totò Cangemi che lui non ce ne metteva soldi in questa situazione, perché non ce ne voleva mettere, punto e basta. Quindi non è che ci fu un astio, una cosa, un discorso, questo, no, Ganci Raffaele ci disse io no, e nemmeno sapeva che ce l'avevano messi i suoi figli, perché se sapeva che ce l'avevano messi i suoi figli li avrebbe sistemati lui e i suoi figli. Senta, invece rispetto alla rapina, lei ricorda di una rapina al Monte di Pietà a Palermo?
No, avvocato, sì. Sinceramente, guardi, non è possibile proseguire in questo modo. Non possiamo, Presidente. Come le ho già detto, ma non possiamo parlare di fatti che esulano completamente di questo da questo ma processo. Questi fatti ci servono a capire. Ma serviranno ad altri fini, a lei, no, a quanti non rilevano rispetto a queste. Servono a capire se all'interno di Cosa Nostra c'erano delle frizioni, c'erano delle rotture tra un gruppo ed un altro. Ma qui stiamo parlando, non si capisce. Però su questo, avvocato. No, su queste sì, sì, lei sentenze. Parla di fatti, non si sa neanche di quando sono avvenuti questi fatti, quando sarebbero state queste frizioni, tra chi sarebbero state queste frizioni. Cioè sta facendo delle domande su fatti che escono completamente. Tra chi doveva essere questa frizione? Inizialmente tra Bagarella e Rina. L'altra volta il collaboratore ha risposto anche avvocato, rispetto... però mi permetta di segnalarle che con il collaboratore in collegamento con noi intanto ha anche precisato che la frizione tra Bagarella e Rina sia risolta, ucciso Puccio, quindi diciamola tra Bagarella e Rina l'ha precisato poco fa. No, di questa rapina noi non sappiamo niente, la domanda non è ammessa, non risponde. Senta, lei prima ha anche riferito, su domanda del pubblico ministero, ha fatto riferimento ai fidanzati e in particolare a fidanzati Stefano, dei soggetti appunto che si occupavano del traffico di sostanze stupefacenti su Milano. Lei sa se questi soggetti erano in rapporti con Rina, nel senso se ovviamente rispetto a questo traffico di sostanze stupefacenti dovevano dare conto a Rina o comunque a Cosa Nostra? No, non lo so questo io, non lo so, avvocato. Lei sa se questi soggetti su Milano si occupavano anche di altri... traffici, avevano comunque altri incarichi da parte di Cosa Nostra? No, non lo so, avvocato. Lei sa se i fidanzati avevano dal punto di vista decisionale potevano raggiungere degli accordi con altre organizzazioni criminali? No, io non lo so questo. Ma era una famiglia di peso all'interno di Cosa Nostra oppure si occupavano soltanto di traffico di sostanze stupefacenti? Non capisco la domanda, che significa quando lei dice era una famiglia diversa? Che significa? Di peso, mi scusi, importante. Ah, di peso? Di peso, erano uomini d'onore, perché la qualifica principale è uomo d'onore, anche Totò Riina era un uomo d'onore. La qualifica è quella, uomo d'onore, punto e basta. Poi uno può diventare più importante o meno importante, ma è uomo d'onore. La qualifica è uomo d'onore, punto, questa è la qualifica. Chi aveva questa qualifica all'interno della famiglia fidanzati? Ha capito la domanda? No, non ho capito. Dico, chi aveva la qualifica di uomo d'onore all'interno della famiglia fidanzati? E quelli che sono i medicordi sicuramente Gaetano fidanzati. Poi gli altri fratelli ora non lo so io se erano uomo d'onore o non erano uomo d'onore. Nemmeno Stefano so se era uomo d'onore. Perché non è che ho detto che ho conosciuto a Stefano come uomo d'onore. Io a Stefano fidanzato l'ho conosciuto nel carcere di Ascoli Piceno. Punto e basta, non è che io l'uomo d'onore che io ho sentito sicuramente dire che è uomo d'onore era Gaetano fidanzati. Poi gli altri fratelli se ne fanno parte o non ne fanno parte? Non lo so. Io non ce l'ho sto ricordo. Senta, lei prima ha fatto riferimento anche a Pino Savoca. Ci può dire chi era? Sì. Pino Savoca è un uomo d'onore della famiglia di Brancaccio che poi è divenuto il rappresentante della famiglia di Brancaccio. Si ricorda quando è divenuto il rappresentante della famiglia di Brancaccio, l'anno? Che cosa non ho capito, quando mi scusi. Si ricorda quando Pino Savoca diventa il rappresentante della famiglia di Brancaccio, l'anno? No, l'anno non lo ricordo, no, non lo ricordo l'anno. E fino a quando invece si ricorda? Cioè lui aveva un ruolo fino a quando all'interno della famiglia di Brancaccio? Ascolti, io quando ho collaborato con la giustizia lui era sempre il rappresentante della famiglia di Brancaccio, quindi
Quindi fino al 90. Anche se era in carcere. Non ho capito. Senta, lei sa che rapporti aveva Pino Savoca con Totò Riina? Erano compari. Come erano compari? Come è nato questo comparato? No, non lo so questo avvocato, però si chiamavano compari. Compari. Senta, lei prima ha riferito di essere stato combinato nel 1980. In quell'occasione è stato combinato solo lei o c'erano anche altri soggetti? Eravamo sette quel giorno a essere stati combinati. Si ricorda i nomi degli altri soggetti? Sì. Ero io, Ganci Domenico, Spina Giuseppe, Spina Francesco, Aurelio Sciarabba, uno dei misteri e Totuccio Severino. Torre Grossa Giovanni non è stato combinato in quella sede, si ricorda? No, Torre Grossa Giovanni forse è stato combinato insieme a Calogero Ganci, che è stato dopo di me, ma con me non c'era Torre Grossa Giovanni. Ho capito. Senta, prima lei ha fatto riferimento anche all'unica riunione a cui lei ha partecipato nel 1990 e ha fatto riferimento anche ad un argomento che era stato affrontato durante questa riunione, cioè si parlava di questi parenti di contorno. Lei ricorda se il riferimento a questi parenti in qualche maniera è collegato all'omicidio di un poliziotto, un tale D'Agostino? No, non ce l'ho sto ricordo io, no. Senta, un ultimo argomento. Lei ha fatto riferimento anche a Salomone. Ci può dire Salomone chi era e a chi era collegato all'interno di Cosa Nostra? L'ha detto chi era però. Ne ha già parlato. Chi erano, diciamo, i suoi riferimenti, ce lo può dire, all'interno di Cosa Nostra? Ma lui era il capomandamento di San Giuseppe, lui. Ma era legato in particolare a qualche soggetto in quegli anni? Lui viveva, a parte che lui viveva pure in Brasile, aveva dei collegamenti in Brasile, ora non ricordo dove precisamente, però lui faceva il suo. Era vicino a Buscetta, era vicino a Bontate, ricorda questi? Ma lui, essendo un capomandamento, era vicino a tutti. Poi il discorso fu che invece non sposò magari la linea di Totò Riina. Sì. Però lui era un capomandamento in quel momento, fino in quel momento. Basta, poi che era vicino a tutti e a nessuno. Ho capito. Senta, ma con Bernardo Brusca invece che rapporti aveva Salomone? Era il suo sottocapo, quindi era l'uomo di fiducia. In mancanza sua dirigeva Totò Bernardo Brusca. Bernardo Brusca che invece prende la linea a Riina, quindi nasce un contrasto tra Salomone e Brusca. Lei lo sa questo? No, io so solo che Bernardo Brusca è il sottocapo di Antonio Salamone. Antonio Salamone era il capomandamento, Bernardo Brusca era il sottocapo. Bernardo Brusca è stato sempre legato a Totò Riina. Senta, lei ricorda, un'ultima domanda, lei ricorda di una riunione avvenuta in una località che si chiama Favarella? Ricorda di un proposito, omicidiario nei confronti di Riina e chi aveva, organizzato questo omicidio? Non è che l'omicidio doveva avvenire mentre che Totò Riina doveva uscire. E doveva prendere di una strada. Riina uscì da quella riunione, però invece di girare a destra è andata a sinistra e così si è salvato Totò Riina. Perché già c'erano quelle. Sì, ho capito. Dico, chi aveva organizzato questo omicidio? Stefano Bontade, Totuccio Zerillo, loro. Sa se Salomone era collegato a questo omicidio? In questo momento non ce l'ho, se ricordo, però l'omicidio l'avevano organizzato loro.
e già c'era Giovannello Greco, Uma e Chiesa, tutti pronti per spararci. E cosa succede poi a seguito di questa... Ma cioè, niente, Lina, succede... Lina viene, diciamo, viene a conoscenza di questa cosa successivamente, nel senso qualcuno gliela riferisce, sì. O comunque è lui che aveva, mi scusi, notato qualche movimento strano in quella giornata. No, non mi ricordo come fu, però poi lui l'ho venuto a sapere questa situazione di qua, e comunque dottor Rina non ha fatto già parlare nulla. Dico, solo cosa... che non andava più agli, non andava più agli appuntamenti. Cosa succede dopo, a seguito di questa, di questa riunione, quindi di questo tentativo di uccidere Rina? Niente, non mi ricordo cosa succede. Succede che poi noi ci armiamo e facciamo la guerra, cioè facciamo la guerra per così dire, perché tanto fu un tiro a bersaglio. Cioè, succede che Totò Riina si discuse che innanzitutto mancò Pedro Pando, che era il rappresentante di Casteldaccia, e Riina ci fece capire, ci fece fare a loro, dice qual è la strada, se si sospettava di un ergastolano, un certo Parisi di Trabbia, e siamo andati a uccidere diverse persone qua a Trabbia, fra Casteldaccia, Trabbia, Stavilla Milicia, che erano sospettati di... ma non c'entrava nulla questo, perché senta, erano stati loro a prendere. Ma lei sa se Salomone doveva essere ucciso a seguito di questa... della scoperta che poi fece Riina del suo fallito attentato? No, non me lo ricordo questo, dottore. Presidente, se mi dà solo un minuto con il mio assistito e poi se no ho concluso. Avvocato, velocemente. Sì, grazie. Il pubblico ministero, altre domande? Cioè, può parlare l'avvocato con il suo assistito? Va bene, pubblico ministero. Anselmo, sono sempre il dottore Lombardo. Tre precisazioni le voglio chiedere. Mi ricollego a quello che le ha chiesto l'avvocato Aloisio. Lei ce lo ha in parte già detto. Quindi viene ucciso Puccio e lei ha detto Bagarella era il cognato di Riina e quindi... I loro rapporti quali furono dopo l'uccisione di Puccio? Niente, i loro rapporti furono che quando uscì Bagarella dal carcere, questo me lo dice a me Gianci Raffaele, si ci incontra con Bagarella e mi sembra che si ci incontrò proprio in casa di Calogero Ganci. Sì. E Totò Riina ci disse a suo cognato che se ne doveva stare al paese e non si doveva muovere dal paese, cosa che poi invece non fu, perché tanto se era suo cognato fu perdonato, ma se sarebbe stato un altro non è che a che sarebbe stato ucciso, però era il cognato di Totò Riina e andò così, perché come molto Puccio si meritava di morire a suo punto pure Leo Luca Bagarella, siccome era il cognato di Riina, a cosa s'ammugliò. Quindi sostanzialmente lei dice sull'interesse di Cosa Nostra ha prevalso l'interesse familiare? Sì, cosa che invece lui predicava che prima veniva Cosa Nostra e poi veniva la famiglia. Tranne che per perché il cognato, però. Io a me zio ci va a sparare a me zio, frati miei padri, io. Io invece a suo cognato non ammazzò. Quindi valeva la regola che prevaleva Cosa Nostra, tranne in quel caso in cui ha prevalso suo cognato. È così. E senta, visto che lei inizia a collaborare nel giugno del 93, dopo la cattura no, di... No, mi scusi, ho sbagliato io, è stato arrestato lei nel giugno del 93, mi perdoni. Sì. Nel momento in cui lei è stato arrestato, ovviamente Riina non era più latitante, perché nel gennaio del 93 a sua volta no, era stato catturato. Che cosa succede nel gennaio del 93? All'interno di Cosa Nostra con la cattura di Riina? Niente, all'interno di Cosa Nostra con la cattura di Riina, a me per dire Ganci Raffaele mi disse stiamo attenti a Luchino, perché noi non ci avevamo proprio fiducia a Luchino. Che vuol dire? Ci dovevamo guardare di Luchino, però come lei dice... Che Luchino aveva preso il posto di Riina? No, il posto di Riina fino a quando ci siamo noi fuori lui non l'ha preso, lui assolutamente, fino a giugno del 93 sicuro che lui non l'ha preso il posto di Totò Riina. E che voleva dire allora? Niente, di guardarci di Luchino, perché non c'era da averci fiducia, e se casomai, tanto noi avevamo un altro obiettivo, quello di metterci
con Vino Provenzano, con Bernardo Provenzano, non con lui sicuramente. Ma perché, che cosa stava facendo Bagarella in quegli anni? Niente, Bagarella era uno che scarpetava, cioè non è che dice... E quindi nel momento in cui arrestano a Totorrina, Cancel Raffaele dice, oh, intanto stiamo a vedere come si mettono le cose. E poi però poi a noi ci hanno arrestato tutti e tre insieme, ci hanno arrestato a me, a Gancio Raffaele, a Gancio Calogero. E quindi poi... Quindi lei dice comunque anche prima dell'arresto di Rina Bagarella si muoveva, lei ha detto scalpitava, e quindi sostanzialmente sì, dice arrestato Rina, attenzione che questo adesso vorrà avere un ruolo di rilievo. Sì, questo sì. Intende. Quindi... Sì, intendo proprio questo, infatti Cancel Raffaele dice guardiamone. Ho capito, dice quindi stiamo ad osservare, guardiamoci. Sì. Senta, ultima cosa, lei già ha riferito, no, della riunione a cui ha preso parte, la riunione della commissione del 90, no? E mi pare che abbia detto prima con chiarezza che a questa riunione erano presenti alcuni capi mandamento. Sì. È così? Sì, alcuni capi mandamento, ecco. Sì. E tra questi ha indicato Giuseppe Graviano prima. Sì, come reggente del mandamento di Brancaccio. Quindi già nel 90 Giuseppe Graviano ha il ruolo di reggente del mandamento di Graviano, per quello che risulta a lei? Sì, perché diciamo che avevano arrestato... Scusi. Sì, avevano arrestato a Peppuccio Lucchese già. E quella è la prima volta che lei lo incontra in quella veste? Se non... Sì. Sicuramente sì, sicuramente sì. Sicuramente sì. E allora mi spiega meglio il ruolo di Pino Savoca? Pino Savoca era il rappresentante della famiglia di Brancaccio. Io l'ho conosciuto come rappresentante della famiglia di Brancaccio. Questo vorrei capire meglio. Che cosa significa rappresentante della famiglia di Brancaccio? Che era stato eletto il rappresentante della famiglia di Brancaccio, come Gancio Raffaele era il rappresentante della famiglia della Noce. Solo che Pino Savoca era in carcere, quindi non è che poteva avere una funzione, una cosa. La famiglia era la famiglia. Sì. Chi si muoveva però era il Graviano, perché a Ciaculle non c'era più nessuno. Peppuccio Lucchese era stato arrestato e quindi è stato automaticamente trasferito a Brancaccio. Ci hanno messo a loro davanti. Ho capito. Questo è stato. Quindi non è che Pino Savoca... ha perso qualcosa, sempre il rappresentante era, perché la famiglia le legge il rappresentante. Però quello che si muoveva in quegli anni, proprio perché Savoca era detenuto, era Giuseppe Graviano. Questo intendeva prima? Sì, questo. Bene, adesso è stato chiaro, grazie. Solo una domanda, nel 92 lei era libero, giusto? Perché se non sbaglio ha detto di essere stato arrestato nel giugno 93. In quel periodo lei ha saputo delle stragi cosiddette siciliane, giusto? Lei si trovava in Sicilia in quel periodo? Sì, mi trovavo in Sicilia. Ha sentito parlare delle stragi e delle ragioni che avevano portato, diciamo, la commissione a deliberare queste stragi? Sentito, ma tanto lo sapevamo che Falcone doveva morire, sia Falcone che Borsellino. Ci avevamo tentato già tante altre volte. No, ma dico, quindi non è che sulle ragioni anche che avevano indotto la commissione a commettere queste stragi nel 92. Perché era finito il maschiprocesso, era andato per come erano andate le sentenze. Totorrina a Colleone non poteva più tornare, perché tanto lui era convinto che doveva tornare a Colleone. Invece ci arrivò l'ergastolo definitivo e non ha capito più nulla. Quindi l'esito del maxi processo. E delle stragi del 93 lei ha sentito parlare, quelle che si vengono dette stragi continentali, Firenze, Roma, Milano? Lei mi pare che poco prima era stato arrestato, giusto? Sì, ne ho sentito parlare, ma ero in carcere, ma non so chi l'abbia fatto e chi non l'abbia fatto. Ma sulle ragioni sempre che avevano indotto la commissione a deliberarle? No, questo non ce lo so dire, perché le ripeto, noi eravamo in carcere, quindi poi eravamo tutti isolati, tutti a 41, quindi non lo so. Perché gli obiettivi erano completamente diversi in quel caso, in quei casi. Lei sicuramente. Non sa niente, no. Diciamo, perché erano, diciamo, ragioni differenti evidentemente dovevano essere, ma lei non sa.
No, no, non lo so. Va bene, ci sono altre domande? Sulla sua domanda, sono sempre il dottore Lombardo, Anselmo. Sulla domanda del Presidente in relazione all'uccisione di Falcone e Borsellino e quindi il maxi processo, lei ha detto prima perché Rina doveva tornare a Corleone. Sì, sì. Che vuol dire? Era convinto, vuol dire, che il maxi processo si potesse chiudere bene per lui? Sì, sì, lui era convinto che il processo andava buttato a terra, che lui se ne sarebbe andato assolto, la latetanza a lui ci veniva perché il reato era prescritto, quello per cui era latetante, e quindi lui se ne tornava a Corleone. E questa convinzione da che cosa era ancorata? Perché aveva questa convinzione? No, non è che era una convinzione mia, era una cosa che diceva no, lui. No, no, la sua, la convinzione di Rina, che cosa era legata? Perché era così convinto che il maxi processo sarebbe andato bene? Perché era convinto così lui, si vede che aveva delle garanzie che doveva andare così la storia, perché lui era convinto così, tant'è vero che poi ci arrivò una condanna, non ha capito più nulla, e fece quello che fece. Questa convinzione a chi l'aveva esternata? Cioè lei come lo sa, come fa a sapere che Rina fosse così convinto? E perché lo diceva, quante volte abbiamo mangiato insieme, lo diceva che lui si stava costruendo la casa, là stava facendo, e che tutto sarebbe andato bene per tutti. Lo diceva, non è che lo diceva apertamente. Sì, lo diceva in quali occasioni? Perché mi pare di aver capito che voi gestite la latitanza di Rina fino a un certo periodo, no? Fino all'86, sì. Esatto, e qui siamo, voglio dire, in un'epoca successiva all'86. Sì, sicuramente, ma infatti, ma non è che perché noi non l'abbiamo gestito più... No, la latitanza con Rina non c'erano i contatti. No, ma questo l'ho precisato prima, certo, non c'erano gli stessi contatti, diciamo, che avevate fino all'86, ma ce n'erano. Vorrei capire di che cosa parlava, di quali agganci parlava, cioè come lui sperava di aggiustare il maxi processo, lo disse? Dottore, mi fa delle domande che io in questo momento, diciamo, non ho questo ricordo, però era questa la sua convenzione, cioè lui lo esplicitava, sicuro di sé, che lui tornava a Corleone, tornava a Corleone libero. Libero, sì, perché la cosa che era ricercato prima del maxi processo era prescritto già il reato. Senta, lei ha anche detto prima, sempre rispondendo alla Presidente, che faceva riferimento a Falcone. Sì. Che Falcone si sapeva che doveva morire. Sì. Da quanto? Da quando è iniziato il maxi processo, da quando sono scappati, andati di cattura. Perché noi ci abbiamo tentato diverse volte, cioè non ho tentato operativi non lo siamo stati mai, ma di guardarlo per dire vediamo lo possiamo fare così, e poi lui prendeva un accorgimento, lo potevamo fare così e lui prendeva un altro accorgimento, cioè perché lui, il dottore Falcone, era una persona molto intelligente, e quindi quando vedeva degli omicidi come erano fatti, lui vedeva che in quel contesto lui era scoperto di qua, allora si copriva. Per dire, le racconto per dire, quando noi abbiamo fatto a Cassarà, che l'abbiamo fatto da distanza, dalle finestre di un palazzo di fronte, sì. Lui non è che, lui la macchina non la faceva arrivare più sotto la strada, la macchina addirittura saliva in marciapiede, sì. Accostava davanti il landrone, e lui quindi il naso fuori non lo metteva, lui dal landrone entrava in macchina, lui non faceva più nemmeno un metro scoperto. Entrava con la macchina del landrone, questo sto dicendo. Senta, no, la macchina stava fuori, sì, ho capito, non usciva in alcun modo per strada. Voglio capire, ma quando poi il maxi processo per Rina va male, no? Sì, mi dica. Che cosa rimproverava a Falcone di specifico? No, ma lui la situazione di Falcone era quella, che era quello, diciamo, che aveva fatto questa situazione con Buscetta, cioè era quello che stava combattendo veramente Cosa Nostra. Stava combattendo veramente Cosa Nostra. Questo lo sappiamo, diciamo, è storia giudiziaria. Quindi, a me interessava capire, nelle confidenze che Rina faceva a voi in quel periodo, in relazione al maxi processo e alla fase finale del maxi processo, Rina che cosa rimproverava a Falcone, se rimproverava qualcosa? No, Rina rimproverava a Falcone quello che era... Chi, Rina rimproverava a Falcone di essere Falcone, questo è quello che le posso dire, dottore. Doveva morire Falcone, cioè era una situazione che lui
Quando lui dice una cosa, lui la doveva portare a termine, poi potevano passare pure 10 anni, ma la doveva fare. Quindi in relazione alla gestione del maxi processo in Cassazione, Rina Falcone non rimproverava niente di specifico? Ora io non lo so, in questo momento non mi ricordo, però la situazione era che Falcone era quello principale che aveva combinato tutta questa situazione di qua. Quindi in ogni caso era quello che aveva il peccato originale Falcone. Doveva morire. E Borsellino invece perché è morto? No, questo non ce lo so dire, ma anche Borsellino era diciamo con Falcone nel macchietto di processo, loro lo hanno istruito. Non è che l'ha istruito un altro, loro l'hanno istruito. Ho capito, però lei ha detto fino a poco fa che Rina rimproverava soltanto Falcone, anche Borsellino veniva rimproverato nei discorsi che faceva con voi. No, anche Borsellino doveva morire, io ho partecipato, io sono stato operativo nell'87, credo, per uccidere a Borsellino quando già l'avevano portato a ammazzarla a lui, perché ci avevano levato il posto fisso dei carabinieri davanti alla casa. Che lui abitava vicino a una traversa di via Galileo, ora non mi ricordo come si chiama questa, c'è una chiesa proprio di fronte a lui, alla sua casa, e ci avevano levato il posto fisso, quindi quando noi abbiamo visto che ci hanno tolto il posto fisso, siamo stati operativi. Poi invece arrivò la situazione per dire soprassediamo, e non se ne fece più nulla. Però anche Borsellino era messo in lista, non è che Borsellino non c'era messo in lista ed è nato nel 92 Borsellino. Benissimo. Anche Borsellino già era... È stato chiaro. Era in lista. Senta, a lei risulta, Rina vi disse in qualche modo in quel periodo che cosa stava facendo per cercare di arrivare a una sentenza assolutoria? No, ma io le ripeto, io l'ultima volta che vedo a Totorrina è stato nel 90, se non ricordo male, proprio in quella riunione, poi non l'ho visto più io a Totorrina. Non l'ha visto più, quindi tutto questo lei lo riferisce comunque, diciamo, come ha preso prima di quella riunione, o comunque fino a quella riunione del 90? Sì, io quello che sono, e poi qualche altra cosa che l'ho potuto apprendere è stato per confidenza di Canci Raffaele, che con me ci parlava tranquillamente Canci Raffaele, però io poi non ho più rapporti, infatti nemmeno sono più operativo io, infatti nemmeno partecipo io alle stragi. Va bene, grazie. Va bene. No, avvocato, sulla mia domanda... Dica. Dica. Penso di poterla fare, Presidente. Sì, sono sempre l'avvocato Aloisio. Signor Anselmo, lei sa se la decisione di uccidere il dottore Falcone era stata presa prima del maxi processo, prima dell'istruttore del maxi processo? Le ha questa conoscenza? Che significa prima dell'istruttore? Mi scusi. Prima del maxi processo. Prima, cioè, prima che iniziasse. Prima che iniziasse il maxi processo? Sì. E quando è iniziato il maxi processo? Lei me lo sa dire la data? Così io le rispondo. Non la so io la data delle ordinanze. Lei sa comunque che è stata presa prima questa decisione? Se lei non mi dice quando iniziò il maxi processo, io non ci posso rispondere. Prima dei mandati di cattura o dopo? Non ricordo la data. No, non la data. Cioè... Io l'ho detto al collaboratore, prima lei dei mandati di cattura. Lei sta parlando di processo, non prima vorrei che si confondesse. Prima dei mandati di cattura. No, prima dei mandati di cattura io no. Se lei non mi dice la data io non ci posso rispondere, avvocato. Senta, lei sa perché l'obiettivo... di Cosa Nostra, quindi la decisione di Cosa Nostra di uccidere il dottore Falcone e il dottore Borsellino si è limitata soltanto a loro, nel senso, visto che comunque vi erano altri magistrati occupati in questo processo, gli altri magistrati non sono stati toccati. Lei lo sa perché? Per esempio c'era anche il dottor Ayala, non sa perché? No, non lo so. Non ho altre domande, Presidente. Va bene, grazie. Abbiamo concluso. Non ci sente? Allora, signor Bruzzese dovrebbe dare le sue generalità.